Io comunque per praticità metto l'handout anche a disposizione in chat, poi comunque lo condividerò Sì, dal mio schermo. certo. L'importante è che ci sia anche sullo schermo. Prego, Lidia. Allora, buonasera a tutti. Eccoci alla nostra quarta giornata di lavori su Eikazein. E stasera avremo come prima relatrice la professoressa Patrizia Laspia, che insegna storia della filosofia antica all'Università di Palermo. E che si è occupata di teorie della voce e del linguaggio nella Grecia antica. I suoi articoli sulle teorie della voce, che sono articoli scritti in 20 anni, adesso sono raccolti in un volume dal titolo Studi di fonetica greca, Palermo 2018. Alcuni suoi volumi sono, per esempio, Omero linguista, Voce e voce articolata nell'Enciclopedia Omerica del 96, L'articolazione linguistica, origini biologiche di una metafora, ancora del 96, From Biology to Linguistics, The Definition of Artron in Aristotle's Poetics del 2018, Definizione e predicazione da Frege ad Aristotele del 2018 e adesso si occupa dei rapporti tra linguaggio e natura e anche di teorie del logos da Omero ad Aristotele. Del 2020 il suo testo Le teorie del logos nella testualità greca da Omero ad Aristotele e attualmente ha in preparazione un volume dal titolo In principio era il Logos, linguaggio e natura in Aristotele. E la parola a Patrizia Laspia. Grazie Lidia, troppo buona nella tua presentazione. Io spero di non sfigurare e spero anche di non sforare i tempi, perché mi ero preparata per un tempo più lungo, ma cercherò di sintetizzare. E allora, proprio per fare questo, diciamo, leggo e poi recito un po' la mia relazione. Allora, il mio scopo odierno è di studiare la famiglia dei derivati di Eik da Omero a Platone. Cerco subito di chiarire il perché. Il mio interesse non è quello di studiare un singolo termine, ad esempio eikos, in un singolo autore, Erodoto, i sofisti, eccetera, oppure in una famiglia privilegiata di contesti, la letteratura retorica, la storia, la medicina. Esistono infatti ottimi studi di questo tipo, cui farò più volte riferimento nel seguito. Mi riferisco, diciamo, ad esempio al volume del 2012 che contiene gli ottimi articoli di Miletti su Erodoto, di Mauro Serra su Platone. Su cui diciamo ci sarà modo di scambiarci qualche opinione, di Piazza, Salvatore di Piazza sul Corpus Ippocraticum, e mi riferisco anche all'ottimo testo che ho avuto il piacere di leggere, di cui si discuteva ieri, di Fabio Roscalla. E ce ne sono anche altri, ma in ogni caso questi studi in qualche modo fotografano, come posso dire, l'uso e anche la preistoria del termine eikos, spesso diciamo avendo di mira soprattutto la letteratura sofistica. Quello che invece vorrei fare io è studiare l'intera famiglia lessicale dei derivati di Eik nel corso della sua evoluzione diacronica ed evidenziare, cioè io penso che in questo modo si evidenziano tre grandi periodi nell'uso di questa famiglia di parole. Prima di tutto l'età omerica. Qui isco, eico, eoica, ikelos, nel vostro handout avete, diciamo, vi ho dato un assaggio delle parole più antiche. Poi naturalmente ho aggiunto eikos perché, diciamo, fa un po' la parte del leone, ma in ogni caso, diciamo, ci sono anche altri derivati, giusto per vedere di che tipo di parole si tratta. Ecco, in età omerica questa famiglia di parole indica, a mio avviso, ciò che rassomiglia ad un modello, ma che proprio per questo se ne distingue, con la parziale eccezione delle cinque occorrenze omeriche di Epeches, di cui parleremo a breve.
Dagli usi omerici di Epeches sono desumibili gli usi erodotedio, i cos, i cado, i pieches, eccetera, eccetera. Nulla di radicalmente diverso si osserva, a mio avviso, nella letteratura, negli usi di questi termini, nella lirica, in Pindaro, nella tragedia, in cui sono assai frequenti, con la sola parziale eccezione di Euripide, che a mio avviso si affianca abbastanza bene a quanto osserviamo in Gorgia. La seconda fase di questa, la seconda tappa di questa mia ricostruzione riguarda i cos nella letteratura sofistica. Qui il termine indica un orizzonte massimo di convergenza di opinioni che non ha più alcun metro di paragone nella verità, dunque nessun grado di divergenza da un originale. In particolare, di qui pregi e difetti della comune traduzione di eikos con verosimili. Questa interpretazione è in particolare corroborata e forse anche in qualche misura orientata dalle occorrenze di to eikos nel Fedro platonico, a cui pure faremo riferimento. La terza fase è rappresentata da Platone. Qui tutti i termini appartenenti alla famiglia, in particolare ma non solo eikos, tornano a riallinearsi all'originale valore omerico di simile come copia deformata di un originale, sottolineando questo aspetto con particolare enfasi. Paradigmatiche in questo senso sono soprattutto le due occorrenze di cui mi occuperò in questa relazione, e cioè il sesto libro della Repubblica, il paragone della linea divisa, e il prologo epistemologico del Timeo. Dato che mi sta ascoltando, credo, anche Fabio Roscalla, gli rubo, diciamo, una sua felice espressione di ieri, e direi che in entrambi questi contesti, che secondo me sono paradigmatici della letteratura platonica e a cui mi limiterò in questa relazione, perché voi sapete che questa famiglia di parole è particolarmente, diciamo, ricca di attestazioni in Platone. In entrambi questi contesti topici, cioè il sesto libro della Repubblica, il paragone della linea divisa e il prologo epistemologico del Timeo, c'è un gioco metatestuale tra i termini derivati dalla famiglia di Eik, che nel caso della Repubblica è tra Eikones e Eikasia. E nel caso ancora più pregnante, forse, del fine del prologo epistemologico del Timeo, è tra Eikones e Eikotas. E diciamo questo contesto vorrei esaminarlo con particolare accuratezza. Proprio per questo mi devo sbrigare, e quindi, ciò puntualizzato, cominciamo con Omero. Coerentemente con il mio assunto, diciamo, ecco, vorrei anche dire così fuori dai denti una cosa. Io in questa mia ricerca non mi sono servita di lessici informatizzati, cioè io normalmente nella mia ricerca non mi servo del TLG, ma in qualche modo mi faccio orientare dalla mia esperienza di lettrice appassionata e forse non abbastanza accurata della letteratura greca. Quindi, diciamo, la scelta dei passi non mi viene, diciamo, dalla ricorrenza nel TLG, ma dalla mia personale esperienza. Proprio per questo, per me, particolare pregnanza in questo contesto prendono, diciamo, le scene che nell'Iliade e nell'Odissea, diciamo, riguardano l'apparizione dei fantasmi. E naturalmente i luoghi, diciamo, topici in questo senso sono due: Iliade, Psi, 56-57, ma direi un po', diciamo, tutto l'episodio del fantasma di Patroclo, e naturalmente l'Amda dell'Odissea, l'evocazione dei morti. E difatti proprio in questi contesti troviamo, diciamo, questi derivati. Diversamente da quello che farò con altri autori, ad esempio Erodoto e soprattutto la tragedia, di cui ho messo nell'handout un sacco di occorrenze forse superflue, io vorrei un attimino soffermarmi su questi passi omerici che riguardano l'apparizione o l'evocazione di fantasmi, per farvi capire quale, diciamo, per me è la caratteristica precipua del comportamento di queste famiglie di parole nell'età omerica. Cioè, diciamo, il mettere, cioè, come posso dire, sono parole che in qualche modo indicano una somiglianza, ma, diciamo, nel rappresentare questa somiglianza non si mette tanto l'accento sulla sovrapponibilità tra raffigurato e raffigurato, quanto tra la deformazione dell'immagine rispetto all'originale. Cioè l'immagine è caratterizzata da una sorta di
come posso dire, deficienza rispetto all'originale. C'è qualcosa nell'immagine, questo è molto chiaro anche proprio dagli esempi sia dell'Iliade che dell'Odissea, che in qualche misura l'immagine non può fare qualcosa che l'originale può fare. E, per comodità, anche se con mio vivo dispiacere, leggo al posto dei passi in greco la mia traduzione. Tutte le traduzioni sono mie. Leggo, diciamo, prima il contesto 65-67 e poi quello più ampio 99-107. L'occorrenza, diciamo, del derivato di eicto, cioè di eoikos al perfetto, è alla fine, ma è molto indicativo l'intero contesto. E giunse a lui, Achille sta sognando e sogna l'amico defunto. E giunse a lui presso l'ombra del misero Patroclo, in tutto a lui somiglianze, grandezza, occhi belli, voce e quanti vesti gli cingevano il corpo. Qui il termine è chiuia, diciamo, e da questo contesto ancora non abbiamo nessuna evidenza di quello che ho detto. Ma guardiamo un pochino il seguito. Qui siamo alla scena finale, nel senso che diciamo sta per scomparire, anzi è già scomparsa l'ombra di Patroclo, così pronunciando voce, tese le sue mani Achille, ma non lo prese. L'ombra, simile a fumo sottoterra, fuggì stridendo. Saltò su, si sveglia, Achille stupito, batté le mani, disse detto lamentoso. Ahi, c'è dunque qualcuno, anche nelle dimore dell'Ade. Ombra o fantasma, psiuche kai eidolon, atarfrenas, ukeni pampan, ma dentro non c'è più la mente. Tutta la notte del misero Patroclo l'ombra mi è stata intorno, gemendo e lagnandosi, molte cose ordinando, per esempio non lasciare che le mie ossa siano dalle tue separate, come tutti ci ricordiamo. Gli somigliava prodigiosamente. Ecco, gli somigliava prodigiosamente, però di fatto se tu cerchi di afferrare l'ombra del misero Patroclo, diciamo, non la puoi afferrare, e quest'ombra viene connotata come, diciamo, psyche kai eidolon, con una, diciamo, concorrenza di derivati di eide, derivati di eik, che è caratteristica molto anche di Platone, come vedremo dal passo della Repubblica. Adesso vediamo un contesto, se possibile, ancora più patetico, e cioè l'evocazione dei morti, Odissea Lambda 204-208. Qua Odisseo incontra la madre morta. Così diceva, e io questo desideravo, agitavo nella mente, abbracciare l'ombra della madre mia morta. Tre volte mi slanciai, di abbracciarla l'animo mi comandava, ma tre volte dalle mani, simile, ecco, Eichelon, a ombra o sogno, mi volò via, strazio acuto, più mi venne in cuore. Quindi, diciamo, in qualche maniera, a me sembra che in questi contesti sia proprio chiarissimo, diciamo, questa caratteristica, per così dire, decettiva dell'immagine rispetto al modello, che in qualche maniera già anticipo la mia tesi finale, e poi fondante in Platone. Adesso, senza leggerle tutte con questa estensione, vi propongo, diciamo, alcune occorrenze di eoica in serie di comparazioni. Nella prima c'è Apollo che scende, il famoso, diciamo, primo libro dell'Iliade, che scende dai monti Ida, nero da come le notte, con la faretra che, diciamo, gli stride sulle spalle, è terribilmente, diciamo, incavolato Apollo, se mi si passa questa espressione. Nel successivo contesto, il terzo libro dell'Iliade, ci sono, diciamo, Elena e Alessandro, cioè Paride, che giacciono nel letto, e Menelao che li cerca, diciamo, furibondo, simile a bestia selvaggia. In Iliade 15 troviamo ancora Apollo simile a un nebbio, e poi, molto caro al mio cuore, è il contesto di Iliade Sigma 417-420, in cui sono raffigurate le ancelle auree di Efesto. Queste fanciulle sono, diciamo, d'oro, quindi sono degli artifici, diciamo, parto delle idiosin, prapidessin di Efesto. Però
sono in tutto e per tutto simili a fanciulle vive. Mi è molto caro questo passo perché in numerolinguista, proprio su questo e su altri consimili, mi sono basata per dimostrare o cercare di dimostrare che la sede della forza vitale, stenos, la sede della voce linguistica, audè, e la sede della comprensione linguistica o intelligenza, nos, sono diciamo tutte in qualche modo coincidenti nello stesso organo corporeo che si trova all'interno del petto. Così, per farmi piacere, lo leggo. Sotto due ancelle davano appoggio al Signore, d'oro, simile a fanciulli vive. In esse era intelligenza nei precordi, traduco così Frenes. In esse anche facoltà di parola, audè e forza vitale, stenos. Avevano appreso le opere dagli dei mortali. Vabbè, l'ho letto per simpatia, diciamo, ma in ogni caso le fanciulle d'oro, anche se sono in tutto e per tutto simili alle fanciulle vive, hanno addirittura stenos, audè e noos, non sono per questo, diciamo, vive. E ciò che caratterizza l'uso dei derivati di Eike in questi contesti è, a mio avviso, la non identità tra immagine e modello. Apollo non è la notte né un nibbio, Menelao, per quanto furioso, non è una bestia selvaggia. Un'altra suggestiva occorrenza di Eike è in Odissea 9, 190-191, in cui si dice del ciclope, e se ne occupa Odone Longo nel suo articolo del 1989, nello stesso volume che contiene anche l'articolo di cui parlavamo ieri. Era un mostro immenso e non assomigliava a un uomo mangiatore di pane, udè e oche andrisitofago, ma alla cima selvosa di antissimi monti. Anche qui due termini di comparazione sono evidentemente eterogenei. Il ciclope sarà sì diverso dagli uomini mangiatori di pane, ma per quanto ispido e selvaggio, neppure si identifica con la cima di una montagna. Adesso riassuma brevemente, diciamo, il problema contenuto nelle due occorrenze di Ische dell'Odissea. Allora, ci sono, mi pare di ricordare, cinque occorrenze di Isco, che è la forma, diciamo, più arcaica di Eoica, in Omero. Tre sono nell'Iliade e non mostrano alcuna problematicità, perché si trovano in scene in cui qualcuno viene scambiato per un altro. E poi queste due dell'Odissea. A proposito di queste due occorrenze dell'Odissea, Ebeling sostiene che queste due occorrenze sono derivate dalla radice sep, da cui il latino in sec e il germanico sagen. E in queste due occorrenze, diciamo, il verbo avrebbe il significato di dire, dovremmo tradurre ait inquit, inquit. Non sarebbero dunque assimilabili alle occorrenze di Isco nell'Odissea. In realtà potete guardare i due contesti qui e potete vedere che io traduco fingevo, si figurava. Perché? Perché non tutti i traduttori e gli interpreti sono d'accordo con Ebelin. Nella prima occorrenza, Priviter 85, sto facendo riferimento alla ottima traduzione commentata dell'Odissea uscita negli anni 80 per i tipi di Lorenzo Vanna, di Vivalla, traduce infatti con fingeva. E naturalmente noi tutti sappiamo che questo luogo dell'Odissea è il modello per Esiodo, Teogonia 27. Idmen, legein, pseude apollà, etiumoisin, omoia, dicono le muse a Esiodo, idmen eide teloimen aletea geriusasta, geriusasta in metrica. E diciamo in qualche maniera Isco è omesso da Esiodo e si trasforma in idmen con, diciamo, in qualche modo una trasformazione che è tipico della letteratura formulare, ma in ogni caso, diciamo, a me sembra che siano molto da seguire ciò che diciamo, dicono i dotti commentatori. Nel primo caso si tratta di Joseph Russo e nel secondo caso di Fernandez Galiano. Joseph Russo dice, diciamo, che in qualche maniera ci troviamo come posso dire, nei contesti tipici dei derivati di Isco e non fa alcuna differenza tra queste occorrenze e quelle dell'Odissea. In effetti, Odisseo qui sta fingendo, lui è arrivato a Itaca e dice di essere un cretese e di avere visto Odisseo. E difatti, pseudapolla legon etiumoisin omoia, cioè sta raccontando,
delle balle che però, come tutti noi sappiamo, quando eravamo molto giovani, magari piccolini adolescenti, e raccontavamo delle bugie per andare, che so io, in discoteca piuttosto che al cinema, in qualche maniera deve raccontare dei fatti che siano verosimili, e questo è esattamente quello che lui fa, però fingendo. E anche nel secondo contesto, diciamo, la situazione è controfattuale, perché i pretendenti dicono noi ti uccideremo ben presto e non tirerai più con l'arco, perché pensano che lui abbia colpito Odisseo travestito da mendicante, Antino per sbaglio, ma così non è. Quindi loro si figurano, diciamo, che lui abbia agito così, e quindi dicono quelle cose, ma in realtà sono in errore. In ogni caso, diciamo, molto interessante, mi sembra, diciamo, uno scoglio riportato dai commentatori di Odissea 22, che sono Fernandez, Galiano e Hoybeck, che così recita: Omero non usa mai ische per elege. Quindi, diciamo, in qualche maniera, questi commentatori ben più aggiornati e accorti del vecchio Ebeling mettono queste occorrenze del tutto in linea con le occorrenze di Isco che si trovano nell'Iliade, che io non ho citato. Adesso darei una visione rapida alle cinque occorrenze di Eipiekes in Omero, che sono molto interessanti perché costituiscono il vero e proprio progenitore delle occorrenze di Eikos, diciamo, prima in Erodito, che lo usa per lo più nella forma oikos ionica, nella letteratura sofistica. E allora, la prima occorrenza è l'unica declinata, mentre nelle ulteriori quattro occorrenze l'aggettivo occorre nella clausola os epieikes, che io ho tradotto sempre come appare conveniente, e diciamo conveniente anche la traduzione che ho adottato per Iliade Psi 245-246, stavolta è la tomba di Patroclo di cui si parla. E allora vorrei, diciamo, sottolineare che i lessici etimologici, in particolare l'ottimo Chantren, sostengono che il significato di somigliare trascolora in quello di convenire, che è tipico di questo aggettivo epieikes omerico, e poi degli usi di eikos e di epieikes, sia in Erodoto, sia poi, come vedremo nella tragedia in particolare di Euripide, in Euripide diventano, cioè le sfumature sono da conveniente a, diciamo, come posso dire, giusto, naturale o verosimile, come ho tradotto le occorrenze in Gorgia, ma gli usi sono più o meno, come posso dire, tutti simili. E allora vorrei sottolineare come Chantren, a mio avviso in maniera molto convincente, figura questo passaggio da somigliare a, diciamo, essere conveniente. Cito dal primo volume del dizionario etimologico, subvoce eoica: da resembler a semblé, si giunge infatti nelle forme impersonali a il semble, o du il combien, il semble bon. E qui proprio Chantren suggerisce il paragone con eoikos e gli usi successivi di epieikes. L'autore osserva, a proposito di questi usi: tu se term exprime non l'idée de ressemblance, ma celle de convenance, avec un sens intellectuel e moral. Il passaggio da somigliante a conveniente appare dunque graduale e sfumato. Io mi sono appunto sforzata di rendere sempre questi termini con conveniente. Detto questo, abbiamo, diciamo, in qualche modo esaurito. Io intanto vedo quanto ho parlato, tanto, troppo. Vado molto più veloce. Passo agli usi orodotei. Naturalmente è estremamente importante leggere Erodoto, diciamo, perché in qualche modo ogni interpretazione di una famiglia di parole nella letteratura greca non può assolutamente prescindere dal, come posso dire, da Erodoto. Perché? Perché rappresenta il primo esempio esteso di prosa greca.
anzi per la precisione ionica, che ha prima di sé soltanto i frammenti di Eraclito. E allora, diciamo, qui vi ho elencato, credo anche nell'handout, tutte le famiglie di parole che occorrono in Erodoto con le rispettive occorrenze. E per un'analisi esaustiva di questi termini in Omero, rimando a quest'ottimo articolo di Miletti che davvero fa il punto della situazione. Io personalmente vorrei soltanto, diciamo, in qualche modo richiamare la vostra attenzione sull'uso di eikazo in Erodoto, e posso dire che, diciamo, e in particolare sulla clausola hos ego eikazo, che occorre tante volte in Erodoto e che spesso nella letteratura, diciamo, dedicata a questa famiglia di parole viene citata come inizio di un uso congetturale o addirittura stocastico del termine. A me non sembra così, perché, diciamo, in tutti i contesti che io ho qui portato e che potete leggere da voi, a me sembra, ora ci vuole, che hos ego eikazo possa essere sempre tradotto come a me sembra, come mi figuro, come, diciamo, in qualche modo, diciamo, secondo questa, come posso dire, continuità con l'idea di sembrare che, diciamo, il significato originario dei termini appartenenti alla famiglia. Detto questo, mi sembrerebbe forse interessante, diciamo, guardare più da vicino il passo di Erodoto, l'ultimo che riporto, 4.31, perché, come sottolinea anche Miletti, riporta tante, cioè un passo particolarmente denso di occorrenze di derivati appartenenti alla famiglia, e in qualche misura, diciamo, mi sembra che qui cominci quel gioco un po' metatestuale tra questi termini che troveremo meravigliosamente rappresentato, diciamo, nei due contesti platonici più pregnanti. Quanto poi alle piume, di cui gli sciti dicono che sia piena l'aria, naturalmente ci troviamo nel contesto dei libri sugli sciti, diciamo, di cui ho anche riportato altri passi, ma questo è veramente molto indicativo. Quanto poi alle piume, di cui gli sciti dicono sia piena l'aria, ecco il mio parere. In questi paesi nevica sempre, in estate meno che d'inverno, com'è verosimile, ma qui oikos, hos per kai oikos, qua potremmo tradurre oikos anche come naturale, appare a tutti, o addirittura, se volessimo tradurre in tedesco, selbstverständlich. Quindi, esattamente come io poi tradurrò eikos in Euripide, per esempio. E chiunque abbia visto una nevicata fitta sa che voglio dire. La neve infatti somiglia eikazontas a piume. Credo dunque che gli sciti e i loro vicini parlino raffigurando la neve come piume. E qui, diciamo, questo passo mi permette di dire un po' il modo in cui ho usato questo verbo molto plastico, eikazo, in tutta la letteratura greca, a partire da Erodoto. Cioè, eikazo, a parte la formula hos ego eikazo, che tanto ha destato la mia intenzione, può essere usato o reggendo due complementi, e in questo caso significa raffigurare. Raffiguro la neve a piume, raffiguro mio fratello a mio cugino, e li ritengo somiglianti. Oppure, specialmente in Platone, può essere usato con un solo complemento, per dire che qualche cosa imita o raffigura un'altra cosa. Non faccio qui esempi. Salterei l'esempio di Tucidide e andrei direttamente, ma molto rapidamente, alla tragedia, per mostrare, per quanto riguarda Sofocle ed Eschilo soprattutto, ho citato tanto le occorrenze di Eikos quanto le occorrenze di altri derivati appartenenti alla famiglia, come Eikasma, Eikazo, diciamo, e questi vari contesti. Vorrei, e la stessa cosa ho fatto per Sofocle, naturalmente di Euripide abbiamo parecchia testualità in più, e quindi, diciamo, per evitare un handout di lunghezza infinita, mi sono limitata soltanto alle occorrenze di Eikos.
Quello che però vorrei sottolineare intanto è che tutti i termini appartenenti alla famiglia hanno il valore di immagine. Per esempio, se guardate Eschilo 7, 507 contro Tebe, cioè 520-525, l'eicasma è l'immagine, diciamo, un'immagine effigiata su uno scudo, ce ne sono un mare di immagini, c'è addirittura un fumetto di cui mi sono occupata, diciamo, in un articolo che riguardava lettere e sillabe, perché in questo fumetto c'è un personaggio effigiato su uno scudo che è Boa grammato nel syllabice, e questa cosa è molto, diciamo, interessante, ma non per i nostri fini presenti. E i caso, eccetera, eccetera, non costituiscono novità. E i cos, diciamo, come posso dire, io ho cercato di tradurlo sempre come è opportuno nei contesti eschilei, oppure è evidente, ma il minimo comune denominatore tra tutte queste occorrenze è che una cosa opportuna o evidente è una cosa che pare a tutti. Per andare, diciamo, alle brevi, questa caratteristica dell'essere selbstverständlich, se mi si passa la traduzione tedesca, è particolarmente eclatante nei passi euripidei, che sono, secondo me, una vera e propria, diciamo, introduzione alla letteratura, diciamo, alla prosa, alla letteratura in prosa dell'ultimo quarto del V secolo a.C., e faccio riferimento non agli oratori che io non conosco e per cui non ho nessun feeling, ma ad altri autori per cui ho poco feeling, caro Mauro, e cioè i sofisti, Gorgia e Antifonte soprattutto, e Democrito, i cui usi, diciamo, sono particolarmente, diciamo, congrui con quelli sofistici. In ogni caso, diciamo, tutte le occorrenze di Eicos in Euripide, che sono 14, 16 sono in Sofocle, quindi un po' più in Sofocle che non in Euripide, ma quelle di Euripide sono particolarmente indicative perché, come posso dire, assumono la caratteristica del truismo. Che ne so io? Guardiamo Medea 908-909. Approvo, donna, il presente, non biasimo il passato. C'è Medea che sta fingendo di essersi pentita per dare i doni a Glauce e quindi ucciderla. E, diciamo, Giasone, per sua sfortuna, ci casco. Approvo, donna, il presente, non biasimo il passato. È naturale, è selbstverständlich, è eikos, che la femmina si adire con il marito quando la tradisce, e eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, in qualche maniera queste occorrenze di Euripide mi sembrano una buona introduzione alla letteratura sofistica. Salto Pindaro e, diciamo, in qualche misura sottolineo la mia omissione della lirica, ma meno male, perché in qualche misura, diciamo, se no questa relazione avrebbe una lunghezza infinita. Direi però che non è il caso di dare tanta enfasi, come altri prima di me hanno fatto, ad occorrenze dei derivati di Eicos come quelle in Simonide, perché a me non sembra, ma di questo possiamo discutere se sono presenti gli autori di questi articoli al momento opportuno, non mi sembra che in queste occorrenze della lirica del VII secolo a.C. ci siano queste valenze congiatturali dei derivati della famiglia di Eic. In ogni caso, adesso vorrei che deste una scorsa veloce alle attestazioni del V secolo a.C., anche perché davvero a me preme arrivare a Platone. Qui potete vedere, diciamo, due occorrenze di Eicos nell'Encomio di Elena, due occorrenze di Eicos nella difesa di Palamede, una sola ne ho riportata delle numerose di Antifonte, come sa Roscalla, che a quanto pare ieri e l'altro ieri ha parlato di questo, e io, scellerata, mi scrivevo la relazione, e due in Democrito. A me sembra, io ho tradotto in questi contesti sempre Eicos con verosimile, però mi domando se in qualche modo, quando noi leggiamo questi passi, Eicos e Eikotos nel secondo passo dell'Encomio di Elena, che è il testo gorgiano che io conosco, diciamo, di più, ma anche quello della difesa di Palamede, a Lucca Eicos antimegalon iupurgmaton oliga crema talambane, ma non sarebbe stato verosimile
Ma non sarebbe stato sensato, ma non sarebbe stato selbstverständlich ricevere una piccola somma in cambio di grandi servizi. Che voglio dire dunque? Voglio dire che quando noi traduciamo questi contesti con verosimile, probabilmente siamo orientati dai tre passi del Fedro che io ho riportato di seguito e a cui prego di andare, se per caso avete già visto i passi di Gorgia. L'eikos in Gorgia è ciò su cui tutti convengono. Certamente, diciamo, in Gorgia non c'è un orizzonte veritativo superiore a quello dell'eikos, però è anche vero che nei contesti gorgiani o antifontei questa contrapposizione tra verità e apparenza ovviamente non è mai enfatizzata, anche perché la verità in qualche misura è dichiarata essere o assente o inattingibile per gli uomini. E, diciamo, mi riferisco per esempio a quel paragrafo dell'Encomio di Elena in cui si parla delle opinioni dei meteorologi che inopinatamente descrivono ta meteora caeta iupoges senza che in qualche modo si possa avere conoscenza alcuna di queste questioni, diciamo, e in qualche modo questo, diciamo, sforzo naturalistico è rappresentato da Gorgia come una filastrocca di opinioni, no Mauro? Dox e antidoxas, se ricordo bene. Diciamo, guardando invece i tre passi del Fedro, a me sembra che abbia ben poco senso domandarsi se questi usi siano in linea con quelli che esamineremo tra poco, cioè quelli pregnantissimi della Repubblica e del Timeo, per tacerne altri, perché io ho scelto di esaminare questi passi, ma diciamo in qualche maniera nel sofista ci sarebbe stata una ricca messe di derivati di Eik da analizzare, ma appunto mi dovevate dare allora un'intera giornata e io vi avrei parlato di tutti i passi pregnanti di Platone. Ho usato due passi manifesto: il sesto libro della Repubblica, cavolo se non è un manifesto quello, e diciamo il prologo epistemologico del Timeo, su cui molte cose sensate sono state scritte, alcune su alcune di queste concordo e su altre discordo, come tra poco vedrò. Quanto ai tre passi del Fedro, io direi che la cosa, diciamo, ciò che è caratteristico di questi passi, che vi prego di guardare voi stessi, è l'uso di to eikos, ta eikota, accompagnato dall'articolo in tutti i contesti, e ancor più la contrapposizione insistita che potete vedere, diciamo, soprattutto nel terzo passo, se non vado errato, diciamo, tra to eikos e aletheia, vero tratto caratteristico dell'argomentazione platonica, e purtroppo io stupidamente ho messo in grassetto solo i termini chiave, cioè eikos e non aletheia. Sì, invece sì, in un'occorrenza ho detto qui dove c'è care in po' alethe, l'ho messo in grassetto. E di conseguenza cosa dico io? Che questo riferimento a to eikos non è un riferimento, cioè non è un uso spontaneo di Platone, ma è un riferimento a un uso topico e canonico della letteratura oratoria che viene giudicata da Platone con i propri occhiali, diciamo, nel momento in cui, diciamo, come posso dire, mette in opera la sua grande sfida, cioè la tesi del Fedro è una tesi fortemente controintuitiva, altro che la tesi, diciamo, di Lisia, è bello concedersi a chi non ti ama piuttosto che chi ti ama, perché il Socrate platonico nel Fedro sostiene che il miglior retore è anche filosofo, che quindi non dobbiamo fondare una buona retorica intesa come arte del ben parlare sulla, come posso dire, semplice verosimiglianza sull'eikos, ma addirittura sulla aletheia attraverso tutti gli argomenti che noi ben conosciamo. Quindi il mio giudizio di questi tre passi platonici è che questi siano una testimonianza o dell'uso retorico, o meglio ancora dell'uso, cioè del modo in cui Platone vede l'uso retorico, perché questa contrapposizione tra verità e apparenza è abbastanza evidente che nei retori non c'è, né tantomeno c'è in Gorgia. Detto questo, io vorrei andare ai passi che più mi interessano, cioè i passi costitutivi della terza fase, quelli platonici. Ovviamente, diciamo, in questa fase
viene per la prima, cioè viene introdotta una vera e propria divaricazione tra verità e apparenza. Però Platone non è il primo ad operare questa divaricazione, quindi io ho messo qui, diciamo, dei precedenti importanti. Uno mi è stato suggerito da Mauro Serra, però devo dire che io non do a questo passo Xenofaneo la stessa enfasi che dà Mauro. E a commento del frammento 35 di Xenofane, che qui io cito, diciamo, osservo quanto segue. Il frammento è, credo, troppo esile per poter essere visto come un manifesto della contrapposizione tra verità e apparenza. Ma la concorrenza con Doxazzo e la descrizione degli oggetti di opinione come somiglianti alle cose vere, e oiketa tois etiumoisin, etium è uno dei tanti oggettivi omerici connotanti la verità, ne fa certo un contesto degno del massimo interesse. Ma il vero e più importante antecedente teorico di Platone non è certo Xenofano, è Parmenide. E a Parmenide che si deve infatti indubitabilmente la prima netta distinzione tra verità e apparenza. Particolare importanza riveste dunque nella mia ricostruzione l'unica occorrenza di Eicosse in Parmenide. Non a caso essa si trova in un luogo cruciale, ovvero sia nel frammento 8, proprio dove viene tracciato il discrimine tra verità e opinioni. Diciamo, il passo segue immediatamente la descrizione del modo in cui si genera l'opinione errata dei mortali, un passo veramente difficile. Non ho potuto dare tutto il contesto, guardiamo i versi 60-61. Questo ordine differenziato di acosmon, in tutto verosimile, e oicota panta, ti manifesto, fatizzo, in modo che nessuna convinzione dei mortali possa sviarti. Mi è sembrato significativo accostare questo passo parmenideo a quanto viene detto esattamente 9 versi prima, cioè in 51-52, sempre del frammento 8. E cioè, qui io faccio per te cessare il persuasivo discorso il cui senso concerne la verità, perché traduco così, lo potete vedere nel mio articolo del 2020, Piston logo ede noeman fissa le peies. Dopo impara le opinioni dei mortali, ascoltando l'ordine ingannevole delle mie parole. Cosmo nemon, peon, patelon, quon, rinuncio alla metrica. Qui sembra addirittura di poter stabilire l'equivalenza tra il verosimile come contenuto e oiketa panta dei versi 61-62 e l'ordine ingannevole delle mie parole, cosmon, emon, peon, patelon, come forma di quel contenuto. Siamo dunque davvero alle radici di una distinzione forte tra verità e apparenza. Ed ora vado a Platone, vi prego di non togliermi ora la parola. Diciamo, con questo viatico possiamo ora accostarci a Platone. Due sono, a mio avviso, i contesti fondativi per la distinzione tra verità e apparenza. Naturalmente tutte le occorrenze del sofista sarebbero non meno interessanti, ma io ho scelto queste due che mi sembrano dei veri e propri manifesti. La linea divisa del sesto libro della Repubblica e il prologo epistemologico all'inizio del discorso di Timeo, che ne costituisce forse la ripresa più energica ed efficace. Allora, siccome il sesto libro della Repubblica, diciamo, è forse il passo più noto dell'intera Repubblica platonica, è uno dei passi più noti di tutto Platone, a me non è sembrato né necessario né anche prudente fornire la mia traduzione, ma mi sono limitata a riportare i passi della linea divisa che contengono, diciamo, i derivati di Eic, mettendo in grassetto i termini chiave. E mi sono accorta, parlando ieri, quindi i contesti sono due, ma in realtà è uno solo, perché è la linea divisa 509 di 6, 506 di 1 e 511 di 6 e 5, perché sono gli intorni, diciamo, testuali che contengono i derivati di Eic. Parlando con Roscalla ieri mi sono accorta che in questi passi c'è lo stesso tipo di gioco lessicale che c'è nel prologo epistemologico del Timeo. Perché? Perché, diciamo, in qualche modo, cosa pone la linea divisa? Non leggo e parlo a braccio, che forse faccio prima. Pone una quadripartizione tra livelli del reale che è tutta basata, diciamo, sulla contrapposizione tra paradigma ed eikones.
Mi riferisco qui, certo, forse è meglio che io dica che nella mia carriera mi sono più a riprese occupata di questo passo cruciale. In particolare nel mio articolo del 2011 sul Fedro, che in realtà è solo a partire dal Fedro, Lidia, io ti ringrazio ancora e ringrazierò sempre Giovanni di avermi fatto pubblicare in quel bellissimo volume, e nel mio contributo pubblicato 10 anni dopo, cioè nel 2021, dell'incipit del di interpretazione. Perché vi devo confessare che tutto il mio interesse per questi derivati di EIC deriva dalla difficoltà che si ha di rendere omoioma nell'incipit del de interpretazione. Secondo me nel de interpretazione, di cui ovviamente qui non parlerò, ma ne parlerò tra una settimana a Roma, cioè sulla piattaforma Google Meet, nel seminario di filosofia nel seminario di dottorato di filosofia del linguaggio di Roma, parlerò proprio di questo articolo, diciamo, la quadripartizione che noi troviamo nell'incipit del de interpretazione tra taente foneta, taente psiche, pragmata, e mi manca adesso qui il quarto termine, diciamo, è assolutamente una ripresa della linea divisa, la risposta aristotelica alla linea divisa platonica. Prova ne sia che alla fine della linea divisa, come voi potete vedere, diciamo, si parla di patemata ente psiche, diciamo, che no, forse non l'ho riportato perché era nel passo immediatamente precedente a 511 di 6, che è esattamente il modo in cui inizia l'incipit del de interpretazione. Detto questo, a me sembra che in qualche modo le icones sono statutariamente il quarto livello del reale, cioè sono le immagini degli oggetti reali che poi saranno a loro volta definiti immagini degli oggetti ideali. E anche negli oggetti ideali si stabilirà una bipartizione in oggetti della diagnosi e oggetti della noesis, su cui ho scritto in quell'articolo sul Fedro, diciamo, e sarebbe qua troppo lungo parlare di questo tema che non c'entra. In ogni caso, se io volessi dire quali sono o quali ho scritto essere i rapporti che si stabiliscono tra paradigma ed eicones in Platone, io ho dato in quell'articolo del 2011 due connotati. Prima di tutto, il rapporto paradigma-eicones è un rapporto uno-molti, e su questo non ci piove. Ma poi, e questo mi interessa di più, nelle eicones è sempre implicito un certo grado di deformazione del paradigma, e questa faccenda è espressa nel passo della Repubblica dai verbi homo io e mimeomai, che occorrono entrambi, diciamo, nei passi da me citati. Credo di avere messo in grassetto, diciamo, homo io e non mimeoma, ma occorre pure lui. E questo, diciamo, per dire che questo passo è un vero e proprio manifesto dell'immagine come copia deformata del suo paradigma, come del resto ci aspettiamo in Platone. Quello che è interessante, diciamo, è che se noi leggiamo l'intero contesto della linea divisa, il termine eikasia, che non so se sia un neologismo platonico o sia semplicemente risemantizzato al termine della linea divisa, implica il dominio delle immagini, chiarissimamente per derivazione da eikon, da eikones. E quindi, diciamo, c'è un vero e proprio gioco metatestuale di derivazione di eikasia da eikones. Questo tipo di gioco metatestuale noi lo ritroviamo, diciamo, ancor più enfatizzato in quel fuoco di artificio che è il, come posso dire, il passo conclusivo del Timeo, che adesso io qui non trovo nel mio testo e sarebbe imbarazzante, ma eccolo qui trovato. Diciamo, un attimo perché mi sono persa la pagina 15. Sì, e allora è un passo di grandissima pregnanza teorica e che è anche molto difficile da tradurre. Che cosa ho fatto io? Ho tradotto cercando di dare la massima pregnanza ai derivati di Eich, ma diciamo non riuscendo a renderli sempre con la stessa parola, diciamo. Leggo qui, se me lo permettete ancora, la traduzione e vedo cosa devo dire al proposito.
Stando così le cose, è assolutamente necessario che questo cosmo sia immagine di altro. La cosa più importante di tutte è infatti principiare da un principio secondo natura. Così dunque dobbiamo distinguere tra l'immagine e icona e il suo modello, paradigma, poiché i discorsi sono congeneri a ciò di cui parlano, su questo molto bene Roscalla. Di ciò che è saldo, stabile ed evidente al pensiero, il discorso sarà evidente, saldo e inconfutabile. E nella misura in cui a discorsi convenga essere inconfutabili e inamovibili, in nulla essi devono mancare. I discorsi che siano invece, attenzione qua, relativi a ciò che è immagine dei primi, e Keino apeica stentos, essendo immagine, devono essere proporzionalmente fatti al modo delle immagini. Essendo immagine, devono essere fatti al modo delle immagini. Eikonos eikotas. Come infatti la generazione sta all'essenza, così la persuasione sta alla verità. Se dunque, Socrate, non saremo in grado di produrre discorsi molti e su molte cose, come sugli dèi e sulla generazione del cosmo, che siano in tutto e per tutto precisi e coerenti con se stessi, non dovrai sorprenderti. Ma se ne produrremo di non meno verosimili, eikotas, cioè fatti al modo dell'immagine, bisognerà accontentarsi ricordandoci che io che ora parlo e voi che siete i miei giudici abbiamo natura umana, per cui se ci si offre un mito verosimile, cioè un discorso fatto al modo di un'immagine intorno a queste cose, non occorre indagare ancora oltre. Ovviamente c'è una grande, forse addirittura sterminata letteratura su questo passo, in particolare su Eikota Newton, ma secondo me è totalmente, diciamo, insensato leggere l'Eikota Newton se non a partire da questo prologo epistemologico molto impegnativo, diciamo, perché a me sembra, a differenza di quanto diceva ieri Francesca, che in qualche misura, come posso dire, questo Eikota Newton di cui si parla nel Timeo non sia poi così affidabile. E difatti a me non sembra che il Timeo fondi un qualche tipo di scienza della natura, perché appunto relega la natura tutta a livello delle immagini. Mi piacerebbe molto parlare di questo argomento, l'ho già in qualche modo introdotto in un articolo che qui cito di passaggio pubblicato nel 2018 nella rivista di... non mi ricordo, non nel giornale di metafisica, ma in... non importa, l'Aspia 2018C. E di fatti, che cosa fa Aristotele in tutta la sua vita? Cerca, nella sua entusiasmante impresa, diciamo, la sua impresa consiste per me anzitutto nello sbarazzarsi di questa imbarazzante premessa per cui la natura è immagine di un modello ideale. Aristotele su questo non ci sta e sarebbe bello continuare con Aristotele, ma invece io qui mi fermo senza arrivare all'autore da me prediletto, ma fiduciosa che questa possa essere una buona introduzione anche ai suoi usi dei derivati di Eik. Ci sarebbe poi un riassunto delle mie tesi fondamentali, ma ve lo risparmio e vi ringrazio. Grazie, siamo noi che ti ringraziamo, Patrizia, per questa relazione molto bella, molto interessante, e apro subito il dibattito. Chi si iscrive a parlare, che vuole porre una domanda, può alzare la mano oppure può scrivere sulla chat che desidera intervenire. Ecco, prego, la parola al professore Roscalla. Intanto grazie soprattutto per la lezione di metodo. È una grande, grandissima lezione di metodo. Grazie. Ma forse io da filologo, di estrazione filologo, sono appunto non filosofo, ho imparato tantissimo proprio per la tua attenzione. Possiamo andarci del tu, vero, anche se non ci siamo. Ecco. Per la tua attenzione proprio al testo. Tu hai detto in partenza, e questa è veramente una cosa da sottolineare, i testi me li sono andati a cercare non semplicemente col TLG, anzi evitando il TLG, e soprattutto le traduzioni sono mie. E il discorso che tu hai fatto, credo, la ricchezza delle cose che ci hai detto, nasce proprio dalla capacità e dalla volontà di capire, di essere prima di tutto esegeta.
esegeta del passo, e questo direi è la prima grande lezione. La seconda grande lezione che ci hai dato oggi è vedere proprio questo uso delle ICOS e di tutti i derivati in una visione diacronica anche, però nello stesso tempo anche vedendo i contesti specifici. E questa è l'altra cosa, perché quando noi parliamo, ieri spesso l'abbiamo usato, l'ho usato anch'io, genere storiografico, genere retorico, in realtà questa è la nostra deformazione professionale che nasce dalla scuola ellenistica, quando ormai i generi sono codificati. In realtà per la letteratura greca, diciamo letteratura greca, per la produzione greca, sicuramente pre-ellenistica, è fondamentale vedere il kairos, l'occasione per cui questi discorsi è stata fatta. E questa occasione è diversa, è più fluida, è meno settoriale. Quindi direi che per quanto riguarda i contenuti, io sono totalmente d'accordo, sicuramente su Platone e sulla lettura che fai di Platone. E mi hai dato alcune però piccole suggestioni, adesso non vorrei rubare troppo tempo. Mi pare quindi, se ho capito tutto il discorso, che in Omero c'è questo legame, in particolare potremmo così riassumere, con il mondo dell'aldilà, dei passi fondamentali, no? Il legame con la corporeità e poi con il processo della similitudine. Questi sono gli ambiti in cui possiamo dire le ICOS e i derivati sono legati, connessi. Io sono completamente d'accordo sulla tua lettura del passo di Odissea 19, sull'interpretazione che dai del verbo isco. Ti propongo però una riflessione, visto che tu hai fatto un'analisi molto attenta linguistica. Non si potrebbe intendere appoggiare quello pseudea, rinforzerebbe la tua traduzione, la tua interpretazione a isco. Cioè leggere isco pseudea e poi dicendo molte menzogne, no? Simile al vero. Che è proprio io costruisco menzogne, come quello che tu dicevi, più che appoggiare a polla pseudea. E direi che va nella direzione tua, anche perché proprio come lettura anche ritmica, metrica, mi sembra che l'appoggio sia quello. L'altra cosa è invece è un legame, voglio sapere cosa ne pensi, mettendo insieme il passo di Erodoto su Eicazzo, che insomma a me ricorda un po' il frammento già di Ecateo di Mileto, cioè la categoria delle Eicazze in Erodoto è come quando dice «Osse moidokei, ti racconterò come a me sembra», cioè divento io il criterio di verità del mio racconto. Quindi entra in un contesto della razionalizzazione del mito. Ecco, se il caso può essere visto nel contesto della razionalizzazione del racconto mitico, di dare insomma una parvenza di credibilità a storie assolutamente non credibili, e da questo punto di vista, quando tu traduci l'ultimo passo che ci hai fatto vedere del Timeo, il mitzon vero, il mito verosimile. Ora, il fatto che tu abbia tradotto mito e non abbia tradotto e abbia lasciato in italiano mito, è volontario oppure no? Perché sappiamo che mitzon vuol dire anche racconto, discorso. Allora, lì quando il Timeo Platone usa il mitzos come espressione, vuole anche inserire il discorso nell'ambito della razionalizzazione del mito, perché se così è effettivamente mi ricollego a quello che ho detto anche ieri, allora abbiamo una nuova veramente indagine ancora tutta secondo me da fare e da esplorare, l'ambito delle ICOS nella razionalizzazione diciamo del racconto della tradizione mitica. Mi riallaccio a Palefato, per esempio, a tutta la riflessione mitografica di Palefato e poi anche più avanti della riflessione che troviamo nello stoicismo, dell'uso del mito che ne farà poi lo stoicismo.
Ecco, ti ringrazio veramente perché è stata per me veramente una relazione ricchissima di spunti, ma soprattutto ricordo ancora, ti ringrazio per averci richiamato alcuni concetti di base di carattere di metodo. Grazie ancora. Posso rispondere? Sì, Patrizia, rispondi subito. Grazie, anche perché le domande sono complesse, diciamo. Intanto ringrazio io Fabio davvero, sia per quello che ha scritto. Fabio, io ti devo fare una confessione. Io il tuo articolo l'ho letto esattamente ieri mattina, quindi dopo e non prima avere scritto la mia relazione, perché appunto l'ho finita ieri mattina. Però mi è piaciuto molto. Mi permetto, diciamo, di usare questo contesto, anzi magari questo lo faccio alla fine, intanto rispondo alle tue domande, intanto ti ringrazio sentitamente, detto da te che sei un filologo vero, queste lodi diciamo in qualche maniera mi commuovono e spero che resteremo in contatto e che potremo ancora scambiarci delle idee. Certamente. Quanto riguarda diciamo, perché diciamo un esempio di metodo per me è stato il tuo articolo su Platone, su Ecos e Paradigma, e poi ti volevo dire qual è il punto in cui invece noi risultiamo in disaccordo. Su quanto riguarda il passo di Odissea 19, a me sembra, non ho ben capito qual è la costruzione che tu proponi, ma mi sembra il passo trasparente, ische pseude apolla legon, quindi fingeva dicendo molte menzogne simili al vero. E sarebbe folle se qui ische volesse significare dire, perché avremmo diceva dicendo, un assoluto e assurdo pleonasmo. Mentre invece a me sembra che qui proprio abbia il significato di fingo ische. Sì, sì, sono perché d'accordo. Io appoggerei pseude, il complemento, io non ho visto adesso la reggenza di Isco. Ma io appoggerei quel pseude, pur nel significato che tu dai, a isco, al verbo isco. Non è possibile pensarla così. Non lo so, a me sembrano retti da legon, però francamente tutto quanto, cioè lui finge dicendo queste molte menzogne. Sì, sì, sì. Anche perché noi fingeva abbiamo menzogne, come dire, fingeva menzogne. Fingeva menzogne. Però devono essere verosimili, perché certo. Io mi ricordo che quando andavo in discoteca invece dovevo dire di andare al cinema, dovevo raccontare la trama del film, cioè non sbagliarmi, perché poi sono stata beccata proprio perché le mie menzogne non erano verosimili. E vai nella tua direzione proprio quell'appoggio. Assolutamente. E allora, per quanto riguarda Erodoto e tutte le somiglianze che tu hai fatto, certo, Ecateo, però io credo che non siamo di fronte a quello che tu chiami razionalizzazione del mito, tantomeno in Platone. Andiamo a Platone, che è l'autore, diciamo, che in qualche modo più mi interessa. In Erodoto a me non sembra, cioè certamente c'è una razionalizzazione del mito, certamente Erodoto non è mica Esiodo, c'è una differenza tra Esiodo ed Erodoto, e la differenza non è soltanto che Erodoto scrive in prosa ionica ed Esiodo scrive, diciamo, in esametri di un dialetto che non è neanche perfettamente ionico. Però, diciamo, non mi sembra che legò, se questo, cioè io non sono con un Untersteiner, l'ego di Erodoto non è la nostra soggettività, ma è una sorta di metro intersoggettivo. A me, che sono stato lì, che ho sentito questi racconti, sembra verosimile, diciamo, e non mi fido del mito. Questo sì, non più e non meno di quanto non ci sia questo stesso tema, per esempio, nel Corpus Hippocraticum, quando l'autore del De Morbo Sacro dice che, diciamo, il Morbo Sacro non è certamente le frecce di Apollo, però, diciamo, tutte le malattie sono tutte divine, tutte umane nella stessa misura. Non c'è un appoggio sulla soggettività in senso moderno, in questo senso. Quanto a Platone, io non credo che Platone razionalizzi il mito mai. E per esempio tu ieri facevi certo riferimento molto opportunamente all'incipit del Fedro, in cui si parla del mito di Boreorizia, e Fedro chiede ingenuamente a Socrate: ma tu sempre ti sembra che questo mutologema alle te Einai sia vero? E quello gli dice: oh mamma mia, se mi dovessi mettere a trattare di queste questioni dovrei mettermi a raddrizzare le chimè, e fa dell'ironia. Perché? Perché il mito è esattamente la buona retorica di Platone, e a me sembra che tutto il tentativo del Timeo, qui mi piacerebbe che l'idea intervenisse, perché Lidia ha dato una lettura credo diversa da quella che do io del Timeo, diciamo tutta
in fondo tutto il Timeo è un mito verosimile. Poi noi possiamo dire che addirittura tutta la letteratura, diciamo, platonica è un mito verosimile, perché il testo di Platone è La più bella tragedia. Mi sembra che un grande Gianni Casertano abbia scritto questo. E quindi da questo punto di vista siamo d'accordo. Mi permetto però, visto che siamo a tu per tu, di dirti l'unico elemento di disaccordo di che io e te abbiamo rispetto a quello che tu hai scritto nell'articolo. Io sono più ottimista di te, perché io ho sempre di mira Aristotele. Aristotele è di un ottimismo conoscitivo pauroso. Quindi io credo che francamente l'orizzonte dell'Ecota Newton non sia l'orizzonte massimale per Platone, o almeno che nel sofista Platone abbia, cioè Platone, lo straniero di Elea, abbia promesso tantissimo, tanto che il lettore di Aristotele legge il sofista e dice: ah, finalmente respiriamo un po' d'aria pura, niente miti, tanta dialettica, una definizione del logos, come mi sento bene. Dopodiché arriva il politico e obiettivamente è una grande illusione. Ma è il politico a essere un dialogo mal riuscito, come io penso? Oppure proprio Platone ci ha ingannato nel sofista e ci ha cercato di vendere, diciamo, piombo per oro? Ai posteri l'ardua sentenza. Certo, il politico gli dà ragione, ma io non voglio in qualche modo limitarmi all'orizzonte del politico. Voglio dare a Platone di più, però non nel campo delle scienze naturali. Perché nel campo delle scienze naturali l'Ecota Newton è il massimo. Dopodiché ti dico che Newton, io l'ho reso con Newton, nonostante il fatto che sia parafrasato con Ecota Logon poco dopo, perché volevo sottolineare che è un discorso fatto al modo di un'immagine, e che quindi c'è un gioco metatestuale. E conseguentemente, certo, un Newton è sempre Eikos, mentre un Logos non sempre lo è. Però certo, dire Ecota Newton è come usare un pleonasmo. Questa era la mia intenzione. Certo. Capito. Grazie. Grazie. Io adesso darei la parola a Mauro Serra e poi dopo a Francesca Piazza. E forse la cosa migliore è raccogliere queste due domande e poi aspettare la risposta di Patrizia. C'è una terza che è l'ultima che accetto. È vero, non ce ne sono altre? Allora, Mauro Serra, Francesca Piazza e Anna Maria Pacilio, direi che possono fare le tre domande e poi sentiamo tutte insieme le tre risposte di Patrizia. Grazie. Prego, professore Serra. Grazie Lidia e grazie Patrizia, che hai attraversato, seppure in un tempo limitato, uno spettro amplissimo di testi e di una tradizione estremamente interessante. Allora, più che una domanda, perché ne avrei diverse, ma naturalmente poi dovremmo parlare per un paio d'ore con Patrizia, io faccio, diciamo, alcune piccole osservazioni a quello che tu hai detto per avere un tuo feedback su quello, diciamo, che pensi. Cioè, sono, diciamo, delle glosse a margine della tua esposizione. Allora, prima cosa riguardo, ovviamente, non potrebbe essere niente, i sofisti. Allora, io sono d'accordo sostanzialmente, anzi, diciamo, non sono d'accordo di più, col fatto che, appunto, lì nel Fedro Platone rilegge con i suoi occhiali, e ma non lo fa solo lì, lo fa nel Gorgia, una tradizione. Ora, dal mio punto di vista di interprete dei sofisti, quello che mi fa problema è che tanta parte della storiografia moderna ha preso per buono quello che gli occhiali platonici ci dicono. Cioè, io trovo assolutamente implausibile continuare a sostenere che i sofisti non si sono occupati della verità. Mi sembra veramente una cosa assolutamente implausibile sulla base dei loro testi, sulla base della tradizione a cui appartengono. E dico soltanto, come dire, do soltanto una piccola, per me una piccola, come dire, prova. Tutti i testi, diciamo, più pregnanti filosoficamente, ma addirittura poeticamente, Odissea 19, Senofane, Parmenide, sono tutti richiamati da Gorgia. Se uno legge quel testo guardando i riferimenti intertestuali, ci sono tutti. Gorgia sta riformulando per intero quella tradizione. Da questo punto di vista, io, diciamo, la seconda glossa è questa. Mi dispiace naturalmente che per ragioni di tempo tu non hai messo il sofista, perché sul sofista secondo me ci sarebbe appunto da discutere, magari appunto con l'intervento anche di Lorenzo che ci ha lavorato recentemente, nel senso, cioè, che io ho l'impressione che la lettura del sofista sia una lettura molto meno ottimistica di quella che proponi tu, Patrizia. Cioè, io ho l'impressione che il sofista sia proprio, come dire, la dimostrazione di uno scacco
che ripropone la stessa, come dire, la stessa divergenza tra immagine e modello sul piano del linguaggio. Non ho il tempo, come dire, di articolarlo più diffusamente, ma lo dico con una battuta forse un po' forte, ma insomma, voglio dire, che rimanda a quello che secondo me ha dimostrato meglio di ogni altro Gianni Casertano. Allora, io ho l'impressione che se noi andiamo a guardare bene tutta una serie di aspetti platonici, in particolare quelli del sofista, Platone è un Gorgia fornito di un robusto apparato metafisico. L'idea che Platone ha del linguaggio, i limiti a cui tenta di forzare la rappresentazione linguistica, lo portano a incontrare concettualmente le stesse questioni gorgiane, a provare a dare una risposta diversa, ma con molti punti di somiglianza, molti più punti di somiglianza di quello che uno potrebbe immaginare. Terza ed ultima glossa, se ritorno quindi per un attimo ai sofisti, ai sofisti, all'oratoria. Allora, io sono d'accordo con te che in molti contesti noi potremmo tradurre come naturale, però io credo che se noi facciamo questo, non dobbiamo ignorare che in quei contesti, cioè quello è un modo, certamente appunto sono d'accordo con te, non c'è l'io di Erodoto, non ha nulla, come dire, dell'io moderno, è uno sforzo enorme di generalizzazione e quindi di ricostruzione inferenziale. Cioè, voglio dire, la testimonianza migliore da quel punto di vista la offre Tucidide. Cioè Tucidide ci costruisce un sistema basato certamente sull'idea che la natura umana abbia una regolarità che consente, per esempio, a partire dalla singola stasis o dal caso più paradigmatico di stasis, quella di Corcira, di inferire tutta una serie di cose che hanno a che vedere con il comportamento dell'uomo. Ora, a me sembra che noi faremmo un errore, ma questa naturalmente è la mia impressione, se sottovalutassimo la portata euristica che c'è in un'operazione del genere, perché guardata dalla profetia nei moderni, dire, no, come è naturale, sembra qualche cosa che tutto sommato, come dire, finisce quasi per scivolare in quella che appunto Heidegger avrebbe definito la chiacchiera, no? Il si dice, lo dico, cioè, come dire, appunto, tu a un certo punto hai usato la parola, è un truismo. No, ma attenzione, perché per arrivare a quel truismo bisogna fare una scommessa in termini di ragionamento. E lo si vede, secondo me, molto bene, qui mi fermo, nell'unico uso di eikos che c'è nell'encomio di Elena, se si esclude l'altro caso in cui compare l'avverbio. Cioè, quello è l'impianto di tutto il ragionamento, che si basa su una scommessa. Per me le cause del comportamento umano sono queste quattro. Poi ne vogliamo aggiungere altre, trovatele. Vediamo se siete in grado di farlo. Ma c'è uno sforzo enorme di generalizzare che non può, secondo me, essere appiattito come faremmo noi moderni sul riconoscimento che è qualche cosa su cui tutti convengono. Ve lo devo far vedere prima, poi vediamo se veramente conveniamo tutti quanti. In ogni caso, grazie per la bellissima relazione, Patrizia. Patrizia, sei d'accordo a raccogliere le domande prima della risposta? Certo, diamo spazio. Allora la parola alla professoressa Piazza. Grazie, io sarò comunque rapidissima, perché veramente sì, ne avrei tante cose, ma mi concentro su una che in realtà è una curiosità e può darsi pure che tu l'hai detto e mi sia sfuggita, quindi mi scuso, ma a distanza può capitare. E riguarda Omero, le occorrenze, gli esempi che tu ci hai fatto vedere, non ho capito se tu, cioè, secondo te, come si fa a passare, cioè, questo nesso tra l'aspetto più, il significato, diciamo, fenomenico dell'apparenza, del somigliare a, e quello invece che è più nelle forme o avverbiali o, diciamo, senza termine di paragone, in cui in genere si traduce con è conveniente, opportuno, che sono poi due punti, due aspetti entrambi centrali della, non solo in Omero, della nozione. Qual è secondo te il nesso? L'hai detto, forse mi è sfuggito, ma insomma ero curiosa. Ho fatto dire a Chantren, con cui concordo. Ah, che però, sì, non mi convince allora, vabbè, importanza, ci sono, secondo me è più profondo, comunque vabbè, non voglio... E adesso ancora la terza domanda di Anna Maria Pacilio, prego. Sì, ringrazio la professoressa innanzitutto per questa interessantissima relazione. A me è venuto in mente Vernan, Nascita di immagini, in cui si legge di una distinzione tra eidolon e eikos.
L'uno relativo al doppio, esattamente in quello spettro semantico che lei affrescava, ovvero come fantasma, sostituzione in deficit di un originale, e l'altro invece l'ecos, nel senso anche retorico, come le accennava, della produzione, quindi frutto di una operazione, ecco. E in questo senso mi fa anche piacere ascoltare che lei inserisce Platone in questa tradizione letteraria, e mentre a leggere l'introduzione della nuova edizione del testo di Vernon c'è in realtà una critica nei confronti di Platone, mentre si guarda alla tradizione letteraria nel senso di un accostamento di copia e originale, laddove invece in Platone vi sarebbe una divaricazione eccessiva. E proprio riguardo a questa divaricazione, appunto, che volevo proporre delle osservazioni, anche chiederle delle cose, cioè nel senso, io vedo in Platone sicuramente una distinzione tra copia e originale, ma è fondamentale tale distinzione proprio per non incorrere in un'omogenizzazione, in un'indistinzione del vero e del falso. Ora, sicuramente, come affermava il professor Serra, i sofisti hanno trattato della verità, però agli occhi di Platone si tratta di una verità che rischia di confondersi con il proprio opposto, e quindi proprio per dinamizzare questa relazione è necessaria l'immagine, e l'immagine in questo senso non ha nulla di degradante, ma anzi si necessita dell'immagine proprio per evitare questa monadizzazione del vero e del falso, questa indistinzione. E quindi proprio in questo senso lei spiegava alla fine della sua relazione che Platone relega la scienza del mito, la scienza della natura a un mito. Io sono d'accordo con questa soluzione, tuttavia non utilizzerei il termine relegare, perché conferisce una sfumatura negativa a quello mm-hmm. che invece si intende per mutos, e secondo me appunto è un eikon quello che il tema offre e non un eidolon nel senso sostitutivo del termine, quindi ecco, frutto eikon, la natura frutto di generazione e corruzione, proprio nei termini appunto in cui indicavo. Grazie. Allora, posso... Patrizia, hai esattamente 10 minuti. Sì, per rispondere alle domande, allora, non un momento di più. No, grazie. Assolutamente. Grazie per la capacità di sintesi che ci mostrerai. Grazie. Allora, Anna Maria Pacilio, non siamo d'accordo su vari punti di vista. Cioè, non siamo d'accordo anzitutto sul... Cioè, non, allora, se Vernon accosta Eikos, che non è mai attestato in Omero, a termini omerici, secondo me non fa una cosa ben fatta. Nel senso che, diciamo, io credo che bisogna rimanere in un intorno letterario per capire a livello sincronico come funzionano le parole. Io credo che i derivati di Eik funzionino esattamente come funziona Psyche ed Eidolon in Omero, e ho cercato di mostrarlo. Poi naturalmente possiamo essere in accordo o in disaccordo. Dopodiché, diciamo, il tentativo del Timeo a me pare, come posso dire, davvero riduttivo, perché lo paragono a una grande scienza della natura che è quella aristotelica, che per partire deve buttare a mare la distinzione tra modello e copia. Mi sembra che Vernon, di cui lei è sicuramente grande ammiratrice, faccia dei discorsi molto efficaci e opportuni, ma a volte un po' ideologici. Cioè, è inutile che noi, diciamo, facciamo una battaglia dicendo che i testi letterari in qualche maniera diminuiscano l'enfasi dell'oiato, cioè non mettono enfasi sull'oiato modello copia, mentre quelli filosofici sì. Secondo me non è vero. Io questa enfasi personalmente la vedo in Omero, la vedo in Platone, ovviamente con mezzi espressivi enormemente diversi, questo è chiaro. Ma diciamo, per me Platone torna in qualche modo a un modo di porre le cose che era già omerico, e questo credo che sia più o meno tutto. Vado a Francesca. Francesca, a te è semplice rispondere, perché io avevo dato la risposta di Chantren, tu la ritieni riduttiva, e quindi diciamo siamo a posto così, direi. E dato che il tempo è limitato, poi ne parliamo in dipartimento. A Mauro. Mauro mi ha detto un sacchissimo di cose. Vorrei dirti
l'essenziale, il succo di quello che io ti voglio dire. E intanto che secondo me non possiamo mettere Gorgia e Platone sullo stesso piano, specialmente se parliamo di teoria del linguaggio, per il semplice fatto che Platone ha una teoria piuttosto articolata del linguaggio, mentre invece per Gorgia il logos è in qualche modo un portatore di emozioni, ma non c'è una teoria del logos. Forse l'aveva Protagora, nella misura in cui pare che abbia distinto tra euche, entole ed altri modi del discorso, e li ha chiamato pyutmene logon, colonne del discorso, però noi i testi di Protagora non ce li abbiamo. In ogni caso, e questa cosa che dico a te la dico pure a Fabio, io ho l'impressione che la teoria platonica del logos non releghi il logos a un'immagine. E questa, diciamo, come posso dire, coraggiosa interpretazione, diversa da quella che dà Gianni, in qualche modo sta tutta per me nell'interpretazione che io do del rapporto tra Diano e Ennus. Dato che questo è un argomento molto complesso, chi volesse sapere che interpretazione io ne do, potrebbe guardare l'articolo sul Fedro, che diciamo è di poche pagine, ma è di grande impegno. Devo dire, diciamo, che in estrema sintesi, perché non è che voglio fare così, rimando all'Aspia 2011, no, non è proprio il mio stile. Allora, secondo me, il livello di rappresentazione fonica del Logos è un livello superficiale, di un livello profondo, che è basato sulla sintesi dei contenuti. Dico che questa cosa secondo me c'è in Platone, anche perché per esempio Dianoi e Logos sono lo stesso e si parla di una rappresentazione fonica diciamo, dei pragmata che addirittura fa uso del termine ectiupustai, cioè come se si plasmasse una come posso dire, un'immagine di Creta. Ora, questo è il livello fonico del logos, il livello della dianoia, in cui il nous corre parallelamente alla sua rappresentazione fonica. Ma credo che Platone, diciamo, in qualche modo fidasse su un nucleo profondo, che è il nucleo del nous, che non è, secondo me, Mauro e Fabio. Per me non è inattingibile all'uomo, ma certo Platone su questo è stato di un'ambiguità folle. Per Aristotele è tutto attingibile, vogliamoci bene e studiamo Aristotele, che è tanto ottimista. Però secondo me su questo è in linea con il suo maestro. Ho finito. Grazie Patrizia, grazie molte per questa tua relazione e anche per le tue risposte. Mi sembra che la cosa più interessante che tu abbia messo in luce è questa dimensione dell'immagine che da un lato assomiglia e dall'altro si allontana rispetto al suo paradigma. E con questo salutiamo la professoressa Raspia e lasciamo lo spazio per la seconda importante relazione di oggi, la parola al dottor Giovannetti. Okay, let's switch to English again. So please do join me in welcoming our second international speaker of this conference, Klaus Quartzelius. He is chair of ancient philosophy at the Eberhard Karls Universität Tübingen, and before that he was associate professor at the University of Berkeley, California. His expertise is in ancient philosophy, of course, with a particular focus on Plato and Aristotle, and his publication record is remarkable, with papers in such journals as Archiv für Geschichte der Philosophie, Phronesis, Oxford Studies, and just to name but a few, I would mention a translation and commentary of the Anima in German, and along with Oliver Primavesi, translation and commentary of De Motu Animalium. And particularly relevant to today's topic is a paper appeared in Oxford Studies in Ancient Philosophy, titled Ideal Intellectual Cognition in Time Years 37a to c5. And the title of today's paper, as I told you yesterday, it changed, and it's Eikos Logos, Conjectural Explanation of Rational Agency in Plato's Time Years. So please, Klaus, thank you, and the floor is yours. Well, thank you so much. Can you all hear me? Very good. Thank you so much for having me. I'm very honored to be given the opportunity to speak in front of you and in this round.
And thanks very much for the introduction, Lorenzo. I had wanted originally to give a talk about the usage of the term eulogos in Aristotle. But then I read an article by a friend of mine, namely Andrea Falcone, and he says all the things that I had wanted to say about it. So I had to change the topic. But now I see that I fall right into the discussion, and I'm going to say something about the eikos logos and what kind of reasoning it is. So this is not lexicographical in any kind of way, and I'm glad that I have nothing to say about this, because we just heard this diachronic survey by Professor Laspia, for which I thank her very much. And I have obviously nothing to add to this. What I'm doing is I'm going to give a philosophical paper about what Plato does. So it's not about the meaning of the term eikos, it's about what it designates in terms of what's happening, such that we can make the sense of that term from a philosophical perspective. So I would like to share my screen, and that seems possible. Can you all see the PowerPoint? Very good. All right, so this is what I'm going to be doing today. I just give you a little bit of context, and much of it I will be superfluous, because we already heard so much about the eikos logos. And then I am going to give you a very particular interpretation, a relatively recent interpretation of what the eikos logos is in the Timaeus by Miles Berniet. And I'm going to be partly agreeing with Miles Berniet and partly disagreeing. And the basis for my agreement and disagreement is a framework that I'll be using, which is given to us by Aristotle's analysis of practical reasoning, because Miles Berniet says that the eikos logos really is a piece of practical reasoning. And then, after having given you this framework, this Aristotelian framework for my analysis, I'm going into the nous part of the Timaeus to see and analyze what the reasoning there is. How is Plato depicting what's happening in the Demiurge, so that the Demiurge ends up doing what he does in the creation of the world? This will not be complete because of reasons of time, obviously, so I'll have to leave out especially the complex argument about the constitution of the body of the universe in 31 to 34. But believe me, I claim that the same holds that I'm going to be finding in the previous parts of the argument. So this is the motivation of the Demiurge, his reasoning in the imposition of order on all things perceptible, and then the reasoning that leads to his creating the universe as a living being, and then his narrowing down that what kind of living being this will be. And then I will draw some conclusions, and those conclusions will allow me to say some, to go back basically to Miles Berniet's claim and say what I think is the case. All right. So here we have the context. The cosmos is an aikon and a mimema of sorts, and I'll be quick with this part. Well, if this world, I quote, of ours is beautiful and its craftsman is good, then clearly he looked at the eternal model. But if what's blasphemous to say, even in the case, even what is blasphemous to say in the case, sorry, I something was wrong, but if what is blasphemous to even say in the case, then he looked at one that has come to be. So now surely it's clear that to all that it was the eternal model that he looked at. For all the things that have come to be, our world is the most beautiful, and of the causes
the craftsman is the most excellent. This then is how it has come to be. It is a work of craft modeled after that which is changeless and is grasped by a rational account, that is by phronesis. Since these things are so, it follows by unquestionable necessity that this world is an image of something. And so on the subject of an image and its model, we must make the following specification. Now come the part about the a-cause logos. The accounts we give of things that have the same character as the subjects they set forth. So accounts of what is stable and fixed and transparent understanding are themselves stable and unshifting. We must do our very best to make these accounts as irrefutable and invincible as any account may be. On the other hand, accounts we give of that which has been formed to be like that reality, since they are accounts of what it is a likeness, they are themselves likely and stand in proportion to the previous accounts. Ontos te ekonos ekotas analogon te ekenon ontas. That is, what being is to becoming, truth is to conviction. All right, so this is the basic idea. We have being in the model that is an image in the realm of becoming. Truth is here corresponding to conviction. And what is grasped by Nuth with maximally stable and refutable logoi, that is grasped with logoi, which are a-kotes. And what I'm planning to do is I'm trying to give you an idea of what a-kotes here means in the philosophical sense. All right, so what is the a-kotes logos? Miles Bernius has argued against an understanding of a-kotes as as likely in some sense of that implies a statistical notion of likelihood, so that sense of verisimile. That he rejects, and he says, rather, the demiurge's reasoning in the production of the cosmos is a piece of practical reasoning. So that is his main thesis. He furthermore argues that Plato, in the Timaeus, attributes practical reasoning to the Timaeus, to the demiurge. So Plato, in writing the Timaeus, attributes practical reasoning to the demiurge. Okay, and I'm going to look here at two theses in particular that flesh out this basic claim by Bernian. Claim one, practical reasoning is not rigorous because it is not deductively valid. The question we have to ask, says Miles Bernian, is not, does that follow? But was this a reasonable choice? Was it for the best? That's the first claim, and that fleshes out the idea that the type of reasoning we are engaging in is not statistical in any kind of way, and it's not what is verisimile in that way. It rather is verisimile in this other, in this particularly practical way. That was this a good thing to do, given the circumstances in which the demiurge finds himself in the creation of the universe? The further claim made by Miles Bernian is that the idea that practical reasoning is by its nature deliberative. He says it is concerned with making choices. It reveals, he says, the reasonableness of the demiurge's creation, where reasonableness indicates what is the right thing to do in the circumstances. Given that he, the demiurge that is a practical agent, and it's typical for the practical situation to be in a situation of what I call epistemic impairment. Now, this is the typical practical situation where you have to make up your mind how you want to act. Given that you are acting under under certain restrictions in terms of the information that is available to you. You don't know the outcome of things. You are not informed about all the parameters that might contribute positively or negatively to the outcome of your action, and yet you have to make up your mind. That is the situation typical for practical deliberation. And Miles Bernian says that this is basically what's happening in the case of the demiurge's reasoning, as it is depicted in that part of the Timaeus.
Very briefly, I think I do agree with claim one. I do not agree with claim two, and this will be part of my paper today. Practical reasoning is doesn't have to be deliberative, and I think it, importantly, it is not, as we will see in this case, at least in its most basic aspects. I also would like to disagree with Mars Berniet on the claim that the demiurge acts under conditions of epistemic impairment. But let us, before we go into the proper arguments of the Itamias, let me just remind you of what Aristotle has to say about the nature of practical reasoning. Now, there are two basic different kinds of practical reasoning. And practical reasoning here is not to be taken as equivalent with deliberation. It's just reasoning somehow concerned with act, with action. And there are two basic kinds, namely practical reasoning proper, which is deliberative reasoning in Aristotle, and that what he depicts when he introduces his theorem of the practical syllogism. This is not a word that he himself, not designation of that he himself uses, so he doesn't have the word practical syllogism, but that's a designation that has been established in the tradition for depicting Aristotle's, or for referring to Aristotle's ways of talking about some kind of practical inference. So these are two different ways in which we can meaningfully speak of practical thinking in Aristotle. Now, practical reasoning of the first kind, deliberative reasoning, practical reasoning proper, has two subkinds. And one is means end reasoning, and the other is the reasoning in which you specify a goal. So the means end reasoning is basically of that form. I want something, X, and if X is to be, Y is necessary. Okay, so that is sine qua non, and therefore it follows, if you just believe in these, if you honestly believe and take as true the premises, then it should follow that you want the means that will give you the goal, that will realize your goal. Now that is a basic form, can of course be infinitely, or there are no obvious limits to the complexity of such reasoning, but that is one very common way in which we speak, and Aristotle speaks about practical reasoning. The other is reasoning about how to instantiate a goal or how to specify a goal. And as you see, this is different. Here we have a premise that looks pretty much like the first premise in the means end reasoning case. So I want something, I want X. Now, Y is a case of X, okay? Therefore, I want Y. Now, what is different here? Well, the difference is that number two, reasoning about how to instantiate a goal, is just straightforward deductive reasoning. So this is deductively valid. Whereas means end reasoning is not obviously deductively valid, and you have to, and Aristotle didn't think it was. So this is the two basic kinds of practical reasoning in the proper sense of engaging in an episode of practical deliberation. And Aristotle introduces these several times in his work, and that is what he basically thinks is going on in terms of the structure of such reasoning. There's more to be said, but this is what we need. All right, now there's this other kind of thought in action. And that is practical reason that is somehow tied to the idea of the practical syllogism. And this is of a different, very different structure. Namely, it's not explicit deliberative reasoning, or at least it doesn't have to be. Whereas the other kinds are. These are, so practical deliberation is
actual thinking that goes on subjectively in our minds. These are episodes of thought. We think about how to implement a goal. We think about how to realize a goal. Now, here we are talking about an intelligible structure that is implicit in action, that is different from explicitly thinking about it. So that is the thought that goes into what one does when one acts. And this is irrespectively of whether one explicitly entertains these thoughts in one's mind or not. It is the reasons that our actions embody. And many scholars believe that Aristotle's so-called practical syllogism is meant to elucidate this intelligible structure of action. For example, famously, Anscombe, but also D.J. Allen said this even before Anscombe, and so on. So that need not be an explicit episode of thinking, but nothing prevents or obstructs that this might be the case. You can be conscious of that structure, and you don't have to be, okay? Now, Aristotle introduces the practical syllogism a number of times, and the main place where he does so is in his On the Motion of Animals, the De Motu Animalium, and it is that introduction that I shall rely upon. And he uses it there in order to explain something about the occurrence of episodes of animal and human self-motion. And basically his idea is that if you have a practical syllogism, then you have a piece of self-motion, an episode of self-motion. So it explains, as I'm going to argue now, the practical syllogism gives you the necessary and sufficient conditions for the occurrence of an episode of animal self-motion. And this is how Aristotle introduces it. Whenever someone thinks that every man should go walking and that he is a man, immediately he goes walking. Whereas if he thinks that no one should go walking and that he is a man, he immediately refrains from walking. And he does both of these things unless something prevents him or forces him, respectively. Something good should be made, another example, but a house is a good thing, immediately he makes a house. So these are examples, and it is worthwhile looking at them carefully. So these are the examples that I just read out to you, and it is one structure that is feature here that is quite striking about the practical syllogisms. And this holds for all the examples that Aristotle gives, both in his natural philosophy and in his ethical writings. So you have the two premises. Aristotle calls these the premise of the good, that's the P1, that is the expression of a desire of something that one desires or accepts as something to be desired. And the second premise, P2, that gives us something here and now in our immediate environment that allows us to fulfill that desire that is expressed in the first premise. And so you have the agent and the patient of the affection relation, and there the conclusion follows. But the feature, the remarkable feature here is that in seeing the conclusion, Aristotle changes his viewpoint. He is talking in the third person, whereas he is describing what goes on in the mind of an animal or an agent, a human agent, from the first person perspective. So he doesn't bother to spell out the conclusion, okay? So the conclusion of every man should walk, I'm a human being, is that I should walk. But that is not the conclusion that Aristotle draws, and he does it on purpose. Rather, he's then changes perspective and describes an action, an episode of self-motion from the third person perspective. Okay, so that's a very important feature, and it's very different from practical thinking proper. So what this gives you is the rational structure that my action when I walk or when I stay put or when I make a house embodies. And it's not what's going on in my mind before I walk.
It is what it is, a rational reconstruction of what I am doing. Okay, and you might say, and people have said this famously, Georg von Wright has said that the practical syllogism is the logical form of the social and historical sciences. So you give a state a motive, that is the first premise. You state a means here and now towards doing it, and then you explain, this is why Napoleon, whatever, went to Russia. Huh? So you state the arguments, this is what happened, this is what he wanted, this was an appropriate way of doing it, therefore he did it. Okay, so that's what you do when you give a rational reconstruction of action, not only human action, also animal action. And this is how it works. As opposed to the practical syllogism is basically an analogy with the drawing of a theoretical conclusion in one's mind, where you have the two premises. And once you think these two premises, Aristotle says, you are forced by necessity. You thereby think the conclusion. Why? Well, because the conclusion is implied by the two premises. And in Aristotle's logic, this is obviously so because it's the middle term, but we need not worry about this right now. And in the practical syllogism, you have two premises that lead to action. So the action is the conclusion, plays the role of the conclusion, and the premises are the good and the possible, as he says. So that's a desire and the possible realization of the desire, and that's sufficient for the action to follow. Now, that's the basic analogy of the practical syllogism. And it's striking that all the premises of the practical syllogism are either reports of first person thinking or directly first person. All conclusions are formulated as third person descriptions of actions or self motions. Now, this strongly suggests that the practical syllogism is primarily concerned with the explanation of action or self-motion, i.e. with what is stated in the conclusion. The practical syllogism states why an agent is fying, whatever that is, that he's doing. And it does so by giving us the reasons, which are the subjectively also the motives for the agent to act in that way. The practical syllogism, however, is not deliberative, because it is not concerned with figuring out what to do. Okay, so that's not the main explanandum. If you figure out what to do, you're looking for a minor premise of a practical syllogism. You don't know what to do yet, you're figuring out what to do. That is not what the practical syllogism is about. The practical syllogism is operative once you are done with your practical deliberation. You're not figuring out what to do. This explains why you did it. All right. Now that is the basis for analysis. Now we go back to Plato, to the Timaeus, and look at the passages where he describes the practical reasoning of the demiurge. And I start with the demiurge's motivation. And that's very interesting because that was Miles Berniet's example for a practical syllogism. He said that this is a practical syllogism. And I quote, and then I give you an analysis of the passage, and I try to be as brief as I can. Very well then. Now, why did he frame this whole universe of becoming frame it? Let us state the reason why. He was good, and one who is good can never become jealous of anything. And so, being free of jealousy, he wanted everything to become as much like himself as was possible. In fact, man of wisdom will tell you, and you couldn't do better than to accept the claim, that this, more than anything else, was the most preeminent reason for the origin of worlds coming to be. So we have here three statements. The demiurge was good. For an agent to be good implies being free of jealousy. Therefore, the demiurge wanted that all things should become like himself, i.e. as good as much as this was possible.
Now that is incomplete, and I think we should add the following premise, which I think is harmless to be added here, because it just spells out what Plato seems to be thinking here, namely that to be free of jealousy implies wanting all things to be like oneself. So to be free of jealousy here is not just the absence of jealousy. It is the contradiction of jealousy in a different way, namely in the, if you think about jealousy on along a continuum, and then you have maximum generosity on the one hand and maximum egoism on the other, then what Plato is talking about here is, well, let's be free, take being free of jealousy as maximum generosity. And that is what he does, and that's how the argument follows. So we have this argument, and this is, it seems to me, a deductively valid argument. This does not seem to be an Aristotelian practical syllogism at all. It's a deductive argument, and no action is stated in the conclusion. And it also doesn't seem to be a piece of practical reasoning, because it is third person throughout. Okay, and in the following section, this conclusion, namely the desire of the demiurge to maximize goodness, is the first and foremost principle for the ensuing pieces of reasoning. Okay, so this really sets and fixes the motivation of the demiurge. So he is just unrestrictedly benevolent in this maximal generous way. All right, so that's what's the first argument. Now we're going into the first piece of action. And that is the demiurge's reasoning that leads him towards imposing order on all things perceptible. And it goes like this: the god wanted everything to be good and nothing to be bad as far as this was possible. And so he took over all that was visible, not at rest, but in discordant and disorderly motion, and brought it from a state of disorder to a state of order, because he believed that order was in every way better than disorder. Now, the fact stated in the beginning is familiar to us, because that is basically just restating the motivation of the demiurge. Now, this is followed by a line of reasoning, which does seem to be a third person report of a first person episode of practical reasoning. It goes like this: the demiurge had the wish that all things should be as good as possible, and that no thing should be as bad as far as this is possible. So we already dealt with this. Now we have a thought. He thought order and rest is in every way better than disorder. Now, this is a piece of optimality reasoning, and where you introduce the idea of what is better, preferable than something else. And here you have two options, and then you can ask the question, which is better? And that's a recurring pattern in the Timaeus, obviously, in the teleological reasoning of the demiurge, that you always go for the better option. Premise three: he thought everything perceptible is in a bad state, in a state not as good as it could be, because it is moved in disorderly ways. It follows, therefore, that the demiurge, third person, brought everything perceptible from a state of disorder into a state of order. So this seems to be a genuine Aristotelian practical syllogism. It reveals the demiurge's reasons for putting order into the perceptible universe. It describes how his thinking issues in action. Premise one states the content of his desire. Premise two specifies that desire. While premise three, though not explicitly stated, is implied by and required to generate the conclusion in C. So P3 is implied, I think, by P2.
I think for that reason, premise three is a harmless addition. And observe again that the conclusion is just like in Aristotle's examples, not a report of an agent's subjective line of reasoning, but a third person report of his action as a consequence of his practical reasons. Right, so it seems that we can so far apply the Aristotelian idea of practical syllogism to the Timaeus. Timaeus abides completely by the general formal feature that Aristotle claims for the practical syllogism. That is very interesting. Next step, making the universe a living thing. Here's the text. Now it wasn't permitted, nor is it now permitted, that one who is supremely good should do anything but what is best. Accordingly, the god reasoned and found that in the realm of things naturally visible to unintelligent, no unintelligent thing could as a whole be better than anything which does possess intelligence as a whole. And he, that is the Demiurge, found that it is impossible for anything to come to possess intelligence without soul. Therefore, on account of this reasoning, yader ton logismon tonder, he put intelligence in soul, and soul in body. And so he construed the universe in order to produce a piece of work that would be as excellent and supreme as its nature would allow. This then, in keeping with our likely account, this is the translation for ekos logos or ethos mythos, is how we must say divine providence brought our world into being as a truly living thing endowed with soul and intelligence. So this is a first and general description of the Demiurge's work. He puts order, taxis, into what was in a disorderly state, ataxia, as was concluded in the second piece of text. Now he does so by putting intelligence into the unintelligent pre-cosmic universe. Now I take it here that nous or intelligence is what goodness and order means in these circumstances. It instantiates what in these circumstances is the good. For Tamir's, it seems, nous instantiates goodness in the best possible way. However, putting intelligence into the universe requires the presence of the soul by means of hypothetical necessity, given that it is impossible for a perceptible thing to possess intelligence without possessing a soul. So that's impossible given the nature of the raw materials that the Demiurge is working with. So this is the first time the relation of hypothetical necessity comes up in dialogue. Well, that's an Aristotelian term, but it's clearly, the concept is clearly operative here, and it works in the context of teleological arguments. And here in particular, in the context of piece of practical reasoning. Now, since intelligence cannot be put into a perceptual body without soul, the Demiurge puts a soul into the body of the universe to thereby bring intelligence in order to the universe, just making it a cosmos. Now, before I go into the analysis of the passage, just let me just move out of the way a possible objection. One might think that my whole idea of this being practical syllogisms is misguided because it contradicts the texts. Doesn't Plato, after all, say, dia de ton logismon tonda? And isn't that implying that this is some piece of practical reasoning? And the answer is, as you will know, no, because logismos is not connoted with any practical implication in Plato as it is in Aristotle. Plato doesn't have a conception of practical rationality that is fundamentally different from theoretical rationality, and that's important for his philosophy as a whole, I think. So to have a logismos and to find something, he also says in the text that the Demiurge found helrisken or something, that is compatible. And indeed, in this instance, I think it is quite likely to be the case, that is compatible with the things that the logismos is about and the conclusion that is found to be entities that are not contingent or that do not allow for being otherwise. Like, for example, a logismos is just a calculation, for example, with numbers. So 2 and 2 are 4 is just an example of a logismos.
So I think that is can be ruled out a specific practical meaning of logismos here. All right, so here's the argument. The demiurge is the best agent and always wants what is best. So that is the restatement of his basic motivation that we saw in text one. He thinks no perceptible product, which is a whole and without intelligence, is better than one that has intelligence. Now it follows from that already, even though that is not stated, that the demiurge wants to endow all whole things perceptible with intelligence as much as this is possible. But now come some restrictions. He thinks in order for there to be intelligence in perceptible things, soul is required as a necessary condition. Why? Well, you cannot embody in the cosmos and nous without soul. Therefore, this is the first conclusion, the demiurge put intelligence into the soul and soul into the body and therewith construed the universe. And the result of that is that the cosmos is an ensouled living, a thinking living being. So, so you see, this is again a practical syllogism. The conclusion is stated in the third person, and the premises, apart from the motivation, are depicted as episodes of, in the first person, depicting what the demiurge thinks. And the action of the demiurge, the act of creation, is meant to follow from that. But it's not stated as a conclusion in the mind of the demiurge. Okay, so this is just that hypothetical necessity will be indicated in the analysis of the next and last argument by way of this error. Right, so which kind of living thing should we produce? That's the next question. Here's the text, and that's the last text. I know it's a bit of a tour de force here, and I apologize. This being so, we have go on to speak about what comes next. When the maker made our world, what living thing did he make it resemble? Now let us not stop to think that it was any of those that have the natural character of a part. For nothing that is a likeness of anything, incomplete, parts are incomplete, could ever turn out beautiful. Rather, let us lay it down that the universe resembles more closely than anything else that living thing of which all other living things are parts, both individually and by kinds. For that living thing comprehends within itself all intelligible living things, just as our world is made up of us and all the other visible creatures. Since the God wanted nothing more than to make the world like the best of the intelligible things, complete in every way, he made a single visible living thing, which contains within itself all the living things whose nature is to share its kind. All right, here is how I think the argument works. Again, we have as the first premise to use here the basic motivation. The demiurge wants to maximize goodness. Demiurge also wanted to create the cosmos as a living thing. What is best is something complete and not something incomplete. So this is a way of specifying the goal. By way of optimality reasoning. Okay, so you ask what is the best possible way of implementing a living thing. And then the idea is, well, it must be a complete one because that's better than an incomplete one. Now, again, this is spelled out. What is completeness? Well, completeness is, at least by way of hypothetical necessity, and maybe that's a conceptual relation here, containing all the parts. So that is a safe thing to say about what completeness is. And so the first implicit conclusion here would be doing what is best is doing something complete. Now we know from the general context, all perceptible products are models on likenesses of the intelligible models. It follows that the demiurge models the cosmos on the intelligible model of that living thing that contains all living things in it. So I think these additions are fairly natural given the context.
And they allow us to construe also this bit of reasoning as fulfilling the criteria of an Aristotelian practical syllogism. Okay. All right, so that's that. And now I'm going to draw some conclusions. So Plato describes the Demiurge's productive reasoning along the lines of Aristotle's practical syllogism in the De Motu Animali. And obviously the truth is that it is the other way around. Aristotle has the practical syllogism taken from Plato, but obviously Plato didn't have the notion of the syllogism, but the examples really show that we have this very same kind of idea, namely of an action following from premises that you find in the practical syllogism in Aristotle. So the A cause logos reveals the reasons that are embodied in the Demiurge's creative action by way of what is most fitting. And by this, I mean fitting in the circumstances. If you implement value in a certain matter. So what is fitting, what is most fitting for, given the possibilities, given how the basic materials are for the best possible realization of the goal. However, the basic character of that kind of reasoning is not deliberative. Why not? Well, because its deliberation ends with a choice. It ends with some decision as to what I, the deliberator, should do. Now that is, but Plato doesn't pause to tell us that the Demiurge thought, oh, I should do this, and then he does it. No, he does it straight away without thinking to himself, this is what I should be doing. So it is the rationality embodied in the actions of the Demiurge. Having said that, however, I should quickly add that this non-deliberative basic idea of the practical syllogism is of course compatible with the fact that the Demiurge's practical syllogism embed deliberative episodes. And you can see this because both features of Aristotelian practical deliberative thinking, they recur here too, namely the Demiurge is thinking about how to best implement a goal, that is how to instantiate it best. And also he's engaging in hypothetically necessary means and reasoning as that sort of ask the technical question, how to bring that about in the given circumstances. So the practical syllogism is in itself not deliberative, but it can couch and accommodate practical deliberative reasoning. And it does so actually by putting it between the first premise, which states the content of the desire, and the last premise, the second premise in our examples, that states the thing here and now that allows the agent to implement or to reach the goal. So there is deliberation. But deliberation is couched in this idea of practical inference. But none of this commits, contra Berniet, Plato to saying that the Demiurge acts under conditions of epistemic impairment. He might very well know exactly what to do. So it might be that the conditions of epistemic impairment, of which Plato does speak quite a bit in the time he is, may only apply to us. This is because of our human and limited nature. There's no reason to attribute to Plato a view according to which the Demiurge is hampered by the same kind of limitedness of reasoning. So the Akos Logos states reasons why the goal of the later phases of the production process of the ordered world are good in the first place. So there's a transitivity of goodness from ends to means. And the sequence of specification of the goal is in these initial phases of the nous part, that he starts with unqualified goodness. That's the goal and the value, okay? It's also the motivation
the object of the desire of the producer of the demiurge. Now that is said to, and now we can come up with a chain of hypothetical necessity or something like that. Now, if something is good, then it will be ordered. And if it's ordered, then it's better if it's intelligent. And if it's intelligent, then the soul is required. And this and so on leads them to the construction of the complete living thing. So you have a very subtle line of transitivity of unqualified goodness to certain features. Those are features that have to do with order or with beauty and so on. Now, the a-cause logos is a principal kind of conjectural practical reasoning in the way in which a rational reconstruction is, just as historians would do it when they reconstruct what Napoleon was about when he did what he did. And it is guided in this particular case by principles of optimality. And it explains on a macroscopic scale how the demiurge implements goodness, value in the world. So in Plato, the reasons for the basic physical structure of the world and for the existence of the world in the first place are practical reasons. And I think this is so for a good reason, but I cannot talk about it right now because I already, I think, I'm a little over time, I suppose. And I thank you very much for your patience. Thank you, Klaus, for your talk, and perfectly on time, so don't worry. All right. And I have many questions, but I will first give the audience a chance to raise their questions. So. Yeah. Professoressa Laspia, please. You should be unmuted. Si deve. Sorry. I would have a very many questions for you. So I was not able to see all your handout, but I think I totally agree with your conclusions. If you conclude that the demiurge reasoning is not actually a practical reasoning as Aristotle means. But I agree with you. But I wonder why have we to say that demiurge reasoning is a practical one? Because the distinction between theoretical and practical science is an Aristotelian distinction. I wonder why we have with Miles Barnett to why we have to follow Barnett in this distinction. I think that is a little so I miss the word a little nonsense. Well, the word is anachronistic, isn't it? Yes. Yes. I think so. But I would also like to ask a little. So I would have liked so much to hear you about Aristotle. And then I ask you, what do you think about the living word of Timaeus? Do you think that a living word is only a Platonic idea? Or do you think that this idea is also an Aristotelian idea, as I do. That I would like to ask. And that is, for me, more interesting than all the others. Sorry, I'm not sure I understood. What is the term, the living? The living world. World, oh yes. Thank you. Thank you so much for these questions. They're most excellent. And I completely agree with you that this is anachronistic to talk even, and actually it's part of my point, to say yes. We only can understand what's going on if we rid ourselves of the idea that there is a fundamental or somehow profound distinction between practical and theoretical reasoning in Plato, because the foundation, the way that he would explaining theoretical stuff, physics,
is by way of what Aristotle calls practical. So I completely agree with that intention of yours, and I think it's just right. However, Miles Berniet, he did have a point, because the point was that previously people were spelling out what happens in the case of the A cause logos has to do with statistical likelihood or something like that. I mean, statistical, I think that goes a little far, but something about most likely. And that is even, Berniet argues, and he's right about that is even true, but that is not the reason why it's an A cause mudos. It's not that Plato does statistics, quite the contrary. And so I think in that context, it was quite a revelation to many people to see, oh, this is what's happening. It's actually much more interesting than many people thought it was, because it is a what we would call a rational reconstruction. And obviously it's conjectural, because as Plato says, we don't know. I mean, this is above our capabilities, but here is our best shot. And therefore we have the optimality reasoning and these aesthetic principles and so on. So along the lines of what Krämer called Konrad Geiser called the Dimensionsfolge. These are the steps along which we break down the value, unconditioned goodness, to aesthetical values, then to numerically proportions, and so on. So, so I think that if you start from that, namely the idea that somehow this is only about likelihood, it's actually informative to say what Miles Berniet said. There's also a general philosophical point that I want to make in this paper, and this is that it's just wrong to think. Also, not just it's philosophically wrong, but it's also wrong in terms of Aristotle to say that practical thinking has to be deliberative. And so I found it actually, it was very interesting for me to find out as I went through this passage, that we do actually find all the features of the so-called practical syllogism in this piece of reasoning. I found this quite interesting as a heurema, because it seems to me that this is most properly conscious. Plato is not depicting the demiurge as somebody who has to think about how to figure out best what he wants. He does it all at once. Another disanalogy is that there is obviously no room for mental conflict. So you might think that if I have a certain desire and I have the consciousness of the means, then I can still fail to act on what I should, on my decision to act. But that's obviously not an option in the case of the demiurge, who is entirely rational. Okay, and your other question, and I could go on for this because I find this fascinating. And I think there's a lot to be discovered, at least for me. I think that if we understand what it means, or I'm talking for myself, as I understand what it means not to have the distinction between practical and theoretical reasoning, that will help me in understanding better what Plato does when he talks about participation. Because this is a story of what's happening and how participation works, I think. All right, now the other question about the world as a living thing. Yes, I again agree with you, that's completely right. I mean, Aristotle says so, but it's puzzling. So he says it in the Decalogue,
And it is puzzling why he doesn't then assume that there is something like a world soul, and he rejects a world soul. So if it's a living being, and if it's just one living being, as he says it is, and it has a zoe, it has a life, why doesn't it have a unitary soul? And this is something that I don't understand, to be honest, in Aristotle. Maybe you have views about this. I would be very much interested in them. Absence of the world soul is, so it's not that I am completely at a loss. I mean, I can think of things to say. So yes, you have an order of the world, and yes, you have an orientedness towards a divine being, and you have unitary motions, and so on. But it is still strange to me that there should be an entity that has a life that doesn't have a soul. I am writing about this. All right. Well, then you let me know. Yes. Okay. So thank you for your question, Professor Laspia. And any other questions? Also clarificatory questions, remarks? Is there anybody? Yeah, so maybe I can go for a couple of questions. What do you think? Yeah. So thank you for your paper. That was excellent, very interesting. I would raise two points, but I will start with a tiny remark. So we do find a sort of embryonic distinction between practical and theoretical science in Plato, and it's in Statesman 258-9. This, of course, doesn't undermine all of your stuff, of course, but it could be interesting to see to what extent this distinction that's only slightly outlined could be related to what's going on in the Timaeus. So this is just for the tiny remark. So my two questions are these. The first one is basically, I wish to point out the continuity between the two conferences today. Because on the first one, we saw a meaning of a course as something that everybody would accept. So this Selbstverständlichkeit Professor Laspia was talking about, and that you translated as like the fitness of a sort of reasoning. So something that everybody would accept, something that I would rephrase it in your version from the Timaeus. If you were the demiurge, that is, if you had all of these wonderful attributes, then you would, of course, act like this, because it's basically what anybody would do. So this could be the connection between a notion of a cost that is not statistical and is and which instead has to do with sensibility, what's sensible to do. So this is like the first remark. And the second is basically a clarificatory question for you. So we have been talking about goodness. At some point, you also mentioned unqualified goodness. So my question is this. We saw that the demiurge is good. And goodness of the demiurge is basically twofold. On the one hand, the demiurge is not jealous, and we analyze that. But also, the demiurge is intelligent, and this is an attribute of goodness, something that Plato would quite naturally regard as good. But on the other hand, we saw that the world is good, insofar as the good demiurge has crafted it close as possible to himself. So, but there's something ambiguous in the notion of goodness, because the way the demiurge is good is not the way the world is good. And I wrote down some attributes that you mentioned in your talk when you spoke of
the goodness of the world. So the world is good insofar as it is orderly, insofar as it is endowed with intelligence, insofar as this is a complete, a perfect craft. So can you see my point? He says the damage is good, and he says the world is good. But the notion of goodness here is... Yes, I get it. So you think it should be synonymous in the Aristotelian sense? I'd go for the... All right. Let me respond. So regarding the distinction in the Politikos, yes, you have practical reasoning and the other that is devoid or bereft of praxis. But that is not a distinction between... It is introduced as a distinction between two domains, one of which is followed by the production of something, and the other that is not followed. Psile or something is the term. That is not to say that these are different kinds of thinking. And that is Aristotle's point in the Nicomachean Ethics 6.2. It's the very way in which reasoning happens because it has different principles. One set of principles is eternal and unchanging and so on, and the other isn't. And it's not only that it isn't, in practical matters, the principles themselves are contingent. So I don't think that this is it's not a parallel. Mm-hmm. It's a harmless distinction between domains to which we can direct our thinking, but the thinking will be the same. Mm-hmm. And I think that is not, I mean, I also don't think actually that Aristotle thinks that there are two different departments in us, one being theoretical and the other being practical. So these are two different applications, but the way in which thinking happens is supposed to be different. And I cannot find that distinction in Plato. The other point is about the meaning of goodness and the difference of the meaning of goodness in the model or in the demiurge on the one hand and in the mimema or the created world on the other. Mm. And I think I agree with that observation. I mean, obviously, but I think this is a general feature of what happens in production. So the creator has to deal with the materials at hand, and this restricts the possibility of implementing goodness. So it will be inferior. There are limits imposed on the creation process by the nature of the material. And these are severe limits because we have this unorderly motions and so on and so forth, ataxia. And then what we have to do is before we can get to goodness itself, we have to put order into this. Now, order wouldn't be a good thing in the first place if it already was ordered or if it wasn't just a complex arrangement of motions. So it is that line of reasoning where you go from a value towards the implementation of the value, that in the realm of implementation, as it were, you have to dirty your hands. You cannot just impose goodness. So not even nous is goodness itself. It's just the reasoning is anything that is a whole is better with nous than without. Mm. So the goodness of the items in the world and of the world itself as it is created is the result of that sort of compromise.
And so it's no wonder that the way in which order is good is not the same in which goodness of the unqualified kind is good, because that wouldn't be a possible object of implementation. I mean, a possible trade union could be the damage is rational, that's why he wants the world to be good, and insofar as the damage is rational, he has intelligence, and the world is good insofar as orderly, and being orderly basically means expressing something that intelligence can grasp. So a way to keep the goodness of creator and world together would basically rely on intelligence. This is the only way I can like strictly relate them. But I mean, okay. Maybe it's even more intimate, because it's not just that it is an expression of the goodness as the way in which for example, a piece of music can be an expression of joy. I think it's more than that. Why? Well, because if you, towards the end of the Tamils, we learn that ordered motions are also what we have to engage in order to access rationality. Mm. It's also that expression, if you might want to call it that way, that implementation, the condition for us to revert back, as it were, to divine reasoning. Mm-hmm. Which, so it's complicated, but maybe it's more than just an expression, an artistic expression. Yeah, more constitutive, yeah. Yeah, exactly. Ok, so anche in italiano, se volete, io posso tradurre, posso provare a tradurre. Or if you speak slowly, I'll try to follow. Oh, so. Okay. Well, so I think we can thank Klaus again for his talk, for his conference. Thank you. Well, thank you. I appreciate. I'm so sorry that we haven't had the chance to come to Naples. It would have been very, very would have been wonderful, I'm sure. But yes, we'll have plenty of chances in the future. I'm also sure. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank you very much. So, un'ultima cosa per tutti quanti. Come chiaro dal programma, l'ultima sessione di domani sarà di mattina. Quindi evitiamo l'automatismo, perché altrimenti non ci vediamo, non ci incontriamo proprio. Va bene. Grazie a tutti. Thank you. Arrivederci alle 10 di domani. Ancora grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Buona serata, grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao, grazie. Rimaniamo in contatto. Certo. Buona serata.